Paolo Sono Bellini l'aveva influenzato, sono conosciuto. influenzato. Eh? Scusi, no, ho chiesto di togliere il cappello, ma sono influenzato. No, tenga pure il Grazie. cappello, no? Stia tranquillo, no? Non ci sono problemi. Non è per... L'aveva conosciuto solo in carcere, non l'aveva mai più visto. Dove l'aveva conosciuto esattamente? Come ho detto l'altra volta, ho girato molti carceri durante istruttorie processuali, diciamo. Parli al microfono, non ho capito. Mi hanno fatto girare molti carceri. In quale carcere l'ho conosciuto? Esatto, in Non lo quale so, non posso ricordarmi in quale carcere, perché sono stati tanti i carceri che ho carcere? Lei ha girato. girato tante carceri, quindi non... comunque in carcere l'ha visto questa Io figura. posso averlo conosciuto o in carcere o in qualche studio dei avvocati, non lo so, guardi, non lo so dove l'ho conosciuto, dove l'ho Ma incontrato. l'ha incontrato, l'ha conosciuto, ci ha No, parlato, se lo l'ho incontrato. riconosce. Non so, non mi ricordo, sono passati tanti anni, le persone cambiano. Comunque, lei la volta scorsa ha Si detto parla che l'ha conosciuta si in parla di carcere e quanti anni? che non l'ha visto in nessun altro posto. Se l'ho visto o in carcere o da qualche parte, o studio di avvocati, non so se lui si è servito di qualche studio di avvocato, non lo so, guardi, dove l'ho incontrato non posso ricordarmi, sono passati più di 30 anni e non c'era rapporto, fra me e Guardi, lui non c'è stato dice nessun poco, rapporto. lei ha il dovere di rispondere, di dire la verità. È testimone, sia pure assistito dal difensore, quindi non può essere né mendace né reticente. Anzi, rilegga la dichiarazione così le rammento quali sono i suoi Sì, ma doveri. lo so, la conosco ormai la La lettera, la conosce. conosco. Quindi lei, no, come le dissi l'altra volta, non deve temere incriminazioni per la strage. Ma lo Quello fa per lei è appunto. capitolo chiuso. Però può temere un'incriminazione per falsa testimonianza. Guardi, io faccio testimonianza, non ne faccio. Se ho conosciuto il signor Bellini, non ricordo dove. Non ricordo dove. Se in carcere o Allora, fuori o in qualche studio di avvocati. Paolo Bellini, quando lei se n'è andato, adesso lei ovviamente mi dirà se conferma, se Mi vuole dica, aggiungere qualcosa. signor Presidente. Quando lei la volta scorsa se n'è andato, dopo che aveva deposto, Paolo Bellini ha preso la parola e ha detto: il signor Picciafuoco l'ho conosciuto a Prato, era nella mia sezione. L'ho conosciuto, sa dove? Nello smistamento, quando si andava ai processi, che lui veniva al processo a Bologna, mi sembra lì nella portineria. Si è presentato lui quando ha sentito che mi chiamavano Bellini Paolo, ma non c'è stato nient'altro. Poi è venuto due volte a Reggio Emilia. La prima volta è andato su direttamente all'albergo di mia madre, che non è di mio padre, ma era di mia madre l'albergo. E mia madre, siccome ero a Lecce in quel periodo, mi telefonò e mi dice: guarda che è venuto un signore qua, così, così, così. Che faccio? Dico: dagli ospitalità. Poi la mattina dopo se n'è andato via. È vera questa cosa? È andato all'albergo della madre? Non ricordo, ho girato tanti posti, ho girato tantissimi posti, ho girato Ferrara, ho girato, non lo so, guardi, non lo so assolutamente, non ricordo di averlo incontrato, non ricordo. Non, qui non si tratta di averlo incontrato, qui si tratta di dire se è andato o no Ma io, all'albergo ma gestito dalla madre di Bellini a Reggio Emilia, anzi vicino a Reggio Emilia. E Per quale motivo sarei andato? A parte che io non posso sapere se era chi era, che questa signora era la madre, giusto? lei è andata in questo albergo a Reggio Emilia gestito dalla madre di Bellini chiedendo di Bellini, perché non è, lei non può sapere che è la madre, è andato No, lì. io non ricordo assolutamente di aver chiesto di Paolo Bellini. Io sono andato in quell'albergo, poi avrò saputo che era l'albergo di Paolo Bellini. Tutto lì, è finito lì. Quindi c'è andato in questo albergo a cercare Paolo Bellini. Come le ho detto, non ricordo di preciso. Ho girato tantissimi alberghi, tantissimi ne ho girati. Non posso ricordare. Si tratterebbe di una visita Posso fatta esserci stato? dopo che vi eravate incontrata in carcere, quindi dopo che era stato lei liberato. Scusi, non ho capito. Si tratta di una presenza in questo albergo che si chiama La Mucciatella, che Non si trova, ricordo. il luogo è Puglianello di Reggio Emilia, dove lei è andato evidentemente perché ritengo, mi confermerà lei,
In carcere avevate avuto modo di ragionare, di discutere, aveva saputo da Paolo Bellini che sua madre gestiva un albergo, sua madre, suo Può padre, la sua anche famiglia. darsi che me l'abbia detto. E poi c'è andato? Lui dice che lei c'è andato in un momento in cui Paolo Bellini non era presente. Allora me l'ha dato lui questo indirizzo della madre dell'albergo, me l'ha dato lui quando eravamo in carcere. Quindi c'è andato a Reggio Emilia con l'indirizzo dato da Come le ho Paolo? detto, non posso essere certo al 100%. Io in quel periodo lì stavo girando moltissime città in cerca di lavoro. E cercavo persone che avevo già conosciuto in precedenza che mi avevano detto: ah, quando è, se hai bisogno di qualche cosa, vieni a trovarmi. Io cercavo lavoro, appena uscito, non mi dava lavoro nessuno a me, signor Presidente. Nessuno. Quindi c'è andato in sostanza. È possibile che ci sia andato, però non lo ricordo, non ricordo, non Quindi sta ricordo. cambiando, non ricorda, però sta in qualche modo Eh sì, perché ammettendo. ho fatto un po' di cercato in questi E ci ultimi sarebbe tempi di andato? ricordare queste cose, allora mi è venuto in mente questi particolari che posso averlo conosciuto in carcere o in qualche studio di avvocati, che poi dopo siamo diventati, non diciamo amici, conoscenti Ma di amico carcere. di chi? Ma chi ti conosce? Amico di chi? Ma quale amico? Anche l'altra volta hai detto che Ma siamo tu l'hai amici. Io detto, amico di scusami, tu l'hai niente. detto, Ma amico. io amico tuo non lo sono mai Ma stato. Non abbiamo neanche neanche vissuto nella stessa sezione. Ma che stai dicendo? io. Ma Che stai neanche io non ho dicendo? detto Sei niente, ho venuto a detto. cercare lavoro da chi? Da chi? Io Io ti ho non ho dato detto. l'indirizzo dell'albergo. Ma che stai dicendo? Io non ho detto La che tu mi seconda hai dato volta che sei l'indirizzo. venuto, Allora, hai telefonato aspetta all'albergo. Benigno, Io abitavo vorrei da solo un'altra sapere chi me parte. l'ha dato Ma che questo stai indirizzo. Chi raccontando? me l'ha dato questo indirizzo? Chi è che me l'ha dato? L'avrai trovato sui giornali da qualche Sì, parte o ma non è qualcheduno te l'ha vero. dato. Ma Ma che stai dicendo? assolutamente no, Allora, aspetti una assolutamente. cosa. Quando io ero a Assolutamente. Prato, sai i giornali come hanno scritto, chissà che hai fatto tu, chi sei, perché sei venuto da me a fare che cosa? Non abbiamo mai avuto rapporti noi. Ma Appunto, chi chi ti è venuto? conosce? Ma anch'io questo l'ho Ma sei sempre venuto detto a anch'io. provocarmi per che cosa? Ascolti, Aspetti, scusi, ma signor per Giulio, favore, aspetti, nell'ultima intervenga intervista quando ci le do sono la ancora parola. le interviste fatte che tu hai detto che sei Intervenga un mio quando le do la amico e io ho parola. detto Poi non è vero. eventualmente vi faccio dialogare tra voi. Se ti ho Ma grazie, conosciuto, signor in Presidente. carcere. Tu l'hai detto che sei mio amico, non io. Può parlare, no? Ascolti, Picciafuoco. Bellini poi ha detto pure questa cosa. A ne distanza avrà di dette tempo, tante. Picciafuoco, non sapendo neanche dove abitavo io, perché non abitavo alla Mucciatella, ma abitavo ad Albinea, ha telefonato all'albergo su da mia madre, quindi una seconda volta. Rispose mia sorella, la quale mi chiamò e mi disse: c'è un signore che è stato con te in collegio, che ti vuole vedere, ti vuole parlare. Io non andai a prenderlo in automobile, come dicono nel rapporto di polizia. Ci andò mia sorella, lei aveva preso un albergo al centro di Reggio Emilia, l'albergo Porto. Mia sorella, l'automobile me la prestò quel giorno lì, lei andò a prenderlo, di fatto avevo i capelli lunghi. Ma era mia sorella, non ero io. La macchina era quella di mia Sentito. sorella. Me lo sono fatto portare ad Albinea. Io ho portato mia sorella a casa perché non stava bene e dopo, con Picciafuoco, l'ho portato a spasso con me. Dovevo andare a comprare un'altra autovettura. Lo portai al ristorante a mangiare da mio socio. E lì lui snocciolò delle situazioni per le quali io capii perfettamente che si era accostato a me come provocatore, un grande provocatore. Perché dice Bellini che lei gli chiese una pistola. Basta, basta, no, no. Assolutamente, non è vero, non è vero, non è vero. Lui ha detto sui È giornali e venuto sulla da me come televisione che è mio provocatore amico. chiedendomi una pistola, chiedendomi dei soldi e Io non ho i mai soldi avuto ce li armi. aveva in tasca e parlandomi, dicendomi: ah, ma tu sui giornali eri un agente segreto, eri qui, eri là. Addirittura. Al che io gli feci una battuta semplicissima. Quindi lei va da Bellini, gli chiede soldi, gli chiede una pistola e gli ricorda che è un agente segreto, almeno è Non è così. vero, non è vero, è falso. C'è stato lei a Reggio Emilia in questa occasione? Posso essere sincero, non mi ricordo, Presidente. Ho girato, come le ho detto, ho girato molte città in cerca di lavoro, Sì, ma ma io a lui capisce non lo conosco, Picciafuoco. non l'ho conosciuto solo in O lei carcere. dice che non è vero, o lei dice un'altra cosa.
No, Ma io non vuol dico dire non mi solo che ricordo, l'ho perché conosciuto, questi sono adesso fatti lo avesse precisi. lui che mi ha conosciuto in carcere. Io infatti ho sempre detto se l'ho conosciuto o in carcere o in uno studio di avvocati che lui è andato lì per qualche cosa, ci siamo incontrati lì. Ma incontri casuali, non è che io cercavo lui o lui cercava me. No, io non ho mai incontrato lui a Reggio Emilia, non ho mai chiesto armi né cos'è altro lì ai servizi segreti, Guardi una cosa pietà, dice ma Bellini arrendetevi, ancora. signori. Guardi cosa dice Fatela Bellini. finita di dire Io falsità. gli feci una battuta semplicissima. Miau, ma tu non sei quello del miau. Miau non è miau, ma mia. Mia era quell'organizzazione altoatesina, che non era altoatesina, che avrebbe fatto gli attentati facendo cadere la colpa sugli altoatesini. E lui lì andò fuori di senno, incominciò a sbraitare, a fare il pazzo. Dopodiché, vabbè, questo dice un'altra cosa. Tu sei proprio qua. Allora, aspetti Bellini, aspetti Bellini. Allora, questa Vai. cosa è vera o non è Ma vera? dove l'ha detto questa cosa? Quando ero in carcere? No, questo è nell'incontro che avete Non è fatto vero, quando lei è non è vero. andata a Se Reggio poi hai Emilia. detto queste Lei cose, l'ha me l'ha detto in portato, carcere come Bellini curiosità. dice che l'ha portato al ristorante, avete parlato e lei gli ha chiesto soldi, una pistola e gli ha No. detto tu me la puoi fare avere perché sei servizi segreti. Non è Al che vero. Bellini gli ha detto, No. di che stai parlando? Sei tu dei servizi segreti, perché eri del MIA, dell'organizzazione che Non è faceva vero, signor Presidente, i non è finti vero. attentati in Alto Adige. Non è vero. Non è vero. No. Lei non ci è andato a Reggio Emilia. Io ho conosciuto lui in carcere, l'ha ammesso anche lui, come sempre presupposto io, e se mi ha fatto qualche confidenza che ha detto adesso, me l'ha chiesta in carcere, io fuori a lui, non l'ho mai No, lui non gli ha conosciuto. chiesto niente da questa versione che dà Bellini. È lei che è andata a chiedere soldi e una pistola. Sì, a lui vado a chiedere soldi. Signor Presidente, io non ho mai avuto armi, Per sono stato quale, se sempre fosse contrario alle vero, io armi. le Io vado a chiedere chiederei, le armi a lui, per cos'è? se lei lo ammettesse questo, io le chiederei di dirmi perché è andato lì a chiedere soldi e pistola. Io non glielo ho chiesto. Lei non gliel'ha chiesto. Io non ho Allora, mai chiesto perché soldi e si invita, pistole a lui. perché Bellini si inventa questa Ah, cosa? non lo so, lo deve dire a lui, lo deve chiedere a lui, signor Presidente. Lo deve chiedere a lui, non a me. Bellini dice pure che ha preso questa sua richiesta come una provocazione. E quindi addirittura possiamo Al dirlo, momento non per un inaccettabile momento ha no. pensato di ammazzarla. No, Poi io sono stato sempre non, calmo, ovviamente calmo, con tutto quello che ho passato, poi... sono stato sempre una persona molto calma, ho cercato sempre di ragionare le cose. Quello che disse il signor Bellini lo chieda a lui, non a me. Io a lui se l'ho conosciuto, Lei come ha cosa detto lui, in sapeva di carcere. Bellini? Perché è andato, perché eventualmente avrebbe potuto chiederle una pistola e dei soldi in Ma non quel gliel'ho momento? chiesto, signor Presidente, non gli ho mai chiesto né soldi né pistole, mai. Perché io Bellini, la sono sua contrario alle armi, io dichiarazione, in la tutti sua questi anni posizione mi in dovete questo. dire se mi avete Ma mai sì, signor Presidente, contrastato per può dire qualche armi. cosa? Mi No, ci no, affogo per allora aiutarlo sono a venuto a fare una ricordare. visita di piacere a uno che ha conosciuto per pochi minuti, non siamo mai Ma stati in sessione queste sono insieme, ci valutazioni. siamo conosciuti a Prato, nel carcere, in una stanzetta dove c'era lo smistamento e lei viene a casa mia Io a casa due tua non volte, ci sono sì, mai stato. lei a casa mia a Reggio Emilia, scusi, su in albergo la prima volta. La seconda volta, visto che lei non sa neanche dove abitavo, pensava ancora che fossi forse su, chiama all'albergo e mia sorella mi chiama dicendo che c'è uno che è stato in collegio con te. Io ero senza automobile quel giorno perché l'avevo fatta bruciare per altri motivi. E la viene a prendere a lei a Reggio Emilia e, me la porta, mi sembra che l'abbia accompagnata lì dove abitavo, o al Bineo, o al ristorante Capriolo. Portiamo a casa mia sorella e stiamo insieme. Lei è venuto da me, lei è venuto da me, io non sono venuto da lei. Lei mi deve spiegare, si Allora, deve spiegare perché è venuto da me, che non abbiamo rapporti. io non ci Io non sono so venuto da neanche te, chi non era ci sono lei. mai venuto da Ma te. che sta Tu l'hai dicendo? detto, mi hai Ma che conosciuto in sta carcere. dicendo? Basta, Cosa sta signor Presidente, dicendo? basta, per carità di Dio, guardi. Ci siamo L'ho conosciuti in carcere, portata tu perfino ammesso anche all'albergo lui. dove è Quindi, andato, dove è andato a disdire la camera. quindi L'ho Bellini sta portata alla raccontando. Ma ci posso essere stazione. anche stato Allora, in media Bellini, alberghi? senti. Ma no, che nell'albergo sono Ma andato cosa lì sta perché sapevo che lì dicendo? c'era Bellini. Ci Io dica perché è giravo. venuto da me. Io che non ci Aspetti, sono venuto. Bellini, basta. Ha detto, ha fatto la contestazione.
Allora, cosa risponde lei a questa conferma che fa E Bellini di quello che... conferma su che cosa, signor Presidente? Basato su che cosa? Sulle sue Cioè, chiacchiere, sono le sulle sue non parole. sono parole di Bellini. Ma non conferma che è stato E io le l'hotel dico quello. Posta? C'è Però... stato sì o no l'hotel Posta? Dove l'ho Okay. portata io, dopo, prima di portarla alla stazione? C'è stato sì o no? Se ci sono stato per conto mio, non che mi sei portato tu. Ah, vabbè, a Hai posto. capito? Se Sì, ci va sono bene. stato, non che mi sei portato tu. C'è stato per conto suo, Se però... poi ti hanno imbeccato, che hanno saputo che io ero stato lì, che non, a parte tutto che io in quel periodo c'avevo una grande sorveglianza perché ero fuori in decorrenza dei termini dopo 10 anni di carcere, ero fuori in decorrenza dei termini. Quindi se ero stato lì, dove dice lui, Reggio Emilia o cos'è che Reggio Emilia, come poteva andare? Se ero strettamente sorveglianza. Mi venivano 3-4 volte per notte a controllare se ero a casa. Senta una cosa, lei in carcere con Maggi ha parlato per caso di Bellini? Non lo sa. Dottor Maggi stava male in quel periodo, molto molto male. Infatti mi hanno chiesto la Allora i direzione del poliziotti si sono carcere, inventati quello che si sono inventati di averla Bellini, trovata, un attimo, vista. Bellini, Ma quando per le do la favore, parola? Signor Presidente. Quando le do la parola? La direzione del carcere mi ha chiesto se potevo prendere il dottor Carlo Maria Maggi, questo l'ho detto anche l'altra volta, nella mia cella con me, perché lui aveva timore di salire dalla sezione dove aveva passato 8 mesi di istruttoria, non so, di isolamento. E io ho detto, vabbè. Faccio venire in cella con me. È stato in cella con me per alcuni mesi. E questo lo sappiamo. Va bene, Scusi. mi pare E lì ho che... conosciuto il dottor Carlo Maria Mano, che poi me l'hanno sempre menzionato come un dottore dell'isola della Giudecca, che lo chiamavano Bellini, il lei ha medico qualche dell'isola. elemento un po' da dirci? Guardi, signor Presidente, Aspetta, io dico aspetta, mi solo. faccia finire. Ah, pardon, mi scusi. Qualche circostanza di fatto da contestare a picciapoco per aiutare la sua memoria. Io dovrei aiutare la sua memoria, lui si deve Mi ricordare, deve signor dire se Presidente. c'è qualche elemento Io, guardi, tipo... io so solo che sono stato in carcere a Prato dal gennaio 1988, 88, scusi, sì, 88 fino a febbraio del 90, mi sembra. Io ho conosciuto lui, non conosciuto nel senso che abbiamo frequentato la stessa sessione. O il laboratorio di ceramica, lui non c'era, io ero nel laboratorio di ceramica. Bene, l'ho conosciuto in un'occasione, ma saranno stati, voglio esagerare, 3-5 minuti. Voglio esagerare, signor Presidente. Lui, quando ha sentito il mio cognome, ha detto: ma lei è Bellini così, e lì è finita. Poi me lo ritrovo che mia sorella, come ho detto prima, mi ha telefonato che lui Ma era lei lì. gliel'ha dato il suo indirizzo? No. Nel modo più assoluto. E allora come Ma l'ha in quel periodo, rifatto? signor Glielo ha Presidente, detto? sai, io ero stato su tutti i giornali già, e siamo nell'88, era passato l'82, l'83 a livello nazionale, internazionale, dappertutto, Roberto da Silva, Bellini, Albergo, lì a Firenze, Prato, giravano i giornali toscani, io ero per l'omicidio Fabbri. L'omicidio Fabbri, se prendiamo i giornali dell'epoca di Firenze, della zona della Toscana, c'era Albergo Mucciatella, fotografie, destra, sinistra, molto evidentemente lui ha attinto da quelle cose, perché io non ho avuto la possibilità di dirgli proprio un bel niente, poi a me che mi interessa picciafuoco. E a me cosa mi Ma interessa che di mi te? interessi tu a me? A Che me cosa sei neanche, ma venuto a fare a perché casa io venire mia? a te? Io chiedi chiami e Provocatore, cosa sei pistole venuto a fare? e Cosa denaro. volevi appiopparmi? Ma O cosa senti. volevi fare? Tu Allora. pensi perché io abito a Reggio Emilia sono uno scemo? Va bene. Presidente, No, è chiederei assurdo, alla è Corte assurdo. che chiede... Questa è tutta invenzione. Silenzio. Chiederei alla Corte che Invenzione. chiedesse al teste picciafuoco se ricorda di essere stato sentito il 31 luglio del 1992, picciafuoco, dall'ufficio istruzione di Bologna, dal dottor Libero Mancuso e dal dottor Leonardo Grassi. Chiederei se Prego, faccia la ricorda contestazione. questo e se ricorda che gli sia stato chiesto in quella sede se era andato a trovare Paolo Bellini a Reggio Emilia e dove aveva alloggiato e se ricorda la risposta che ha dato in questo verbale. Vabbè, In che glielo anno? leggiamo, In che anno, visto che sta scusi? In dicendo non che ricorda anno? niente. Allora, picciafuoco, è un verbale del 31 luglio 92 dove c'è la sua firma. Cosa Lei dice lì? rispose alla domanda: sono andato 2 volte a trovare Bellini Signor a Reggio Presidente, chiedo Emilia. scusa, dovrei darmi solo la pressione. Sono andato. Vabbè.
Però nel momento in cui si sta leggendo questa importante... È il momento cruciale dell'interrogatorio. Sarebbe importante ci fosse anche Paolo Bellini. Va bene. Aspettiamoci. Allora ci fermiamo 5 minuti. Aspettiamo, stiamo qui 5 minuti, io non mi muovo da questa posizione. Resto anche in piedi. 5 minuti. Immobile. Tutti di stare calmi perché sennò sale la pressione, va bene? E non possiamo andare avanti stop and go. Quindi stia calmo, non si agiti, Bellini faccia le sue contestazioni, però senza aggressività, perché poi alla fine si ritorce su di lei. Ecco, torno a riprendere la parola, Presidente. In quell'occasione, Pizzacuoco, alla domanda appunto se lei fosse andato a Reggio Emilia a trovare Paolo Bellini e dove avesse alloggiato, lei ha risposto... Manchiamo, scusi. Esattamente il 31 luglio del 92, ha risposto: sono andato 2 volte a trovare Bellini a Reggio Emilia e in tale circostanza una volta alloggiai in albergo e una volta rientrai ad Ancona. Conferma questa dichiarazione adesso che gliel'ho letta? Vuole vedere il verbale? Sì, gentilmente. Posso dare il verbale al test se riconosce la sua firma in questo verbale? È stata poi la mia risposta. È stata questa la sua risposta? Quando? Sono andato 2 volte a trovare Bellini a Reggio Emilia, in tale circostanza una volta alloggiai in albergo e una volta rientrai ad Ancona. Come ho detto prima, io posso essere... Il microfono, per piacere. Come ho detto prima, posso essere stato a Reggio Emilia, a tante altre città, però che io abbia chiesto a lui assolutamente è... Non è vero che io abbia chiesto a lui soldi e pistole, perché io sono contrario alle armi. Ma allora, intanto quindi, passa avanti. Quindi io quindi mi, non fermo esclude... qua, mi fermo qua e va bene. Non rispondo più a nessuna domanda. No, quindi non esclude di... Non esclude di averlo incontrato Bellini comunque a Reggio Emilia. Non lo ricordo assolutamente di averlo incontrato. E questo è il problema, che non mi ricordo. Perché sono andato 2 volte a trovare Bellini a Reggio Emilia. E in tale circostanza una volta alloggiai in albergo e una volta rientrai ad Ancona. Era passato poco tempo qui, erano passati 2 anni dal 90. Non potevo muovermi dal paese, assolutamente, perché ero sotto controllo. Com'è possibile che io sia andato a Reggio Emilia e dove altro, dice lui? Com'è possibile? L'ha cosa detto lei? Cosa ho detto io? Che è stato a Reggio Emilia a trovare Paolo Bellini. Ah, c'è scritto lì. Ma l'ha firmato anche lei questo verbale? Ah, però c'è scritto lì, sarà la mia prima, no? Sarà la verità. No, non è la verità, assolutamente, no. Io da lui non ho chiesto mai niente, non ho avuto no, mai no, niente. Ma qui c'è scritto che lei è andato a Reggio Emilia a come trovare detto, Paolo Bellini. Lo dico adesso e poi non rispondo più. Ho girato tante città in quel periodo lì, ma come... Basta, signor Presidente, perché vado in confusione, passati tanti anni, non mi ricordo più di niente. Comunque, questa è una dichiarazione che lei ha fatto. L'episodio risale all'ottobre, adesso però voglio essere preciso, devo recuperare il verbale, il 12 direi, 11 ottobre del 1990. No, pongo alla Corte delle domande Presidente. E la Corte deciderà se girarle al testimone. Allora, un'altra domanda che chiedo alla Corte di valutare se sia rilevante è chiedere al testimone se in epoca successiva all'11 ottobre 90 ci siano stati degli episodi in cui è stato raggiunto da persone che lo hanno minacciato e in quali circostanze questi episodi si sono realizzati e se ha riconosciuto chi lo aveva minacciato. Chi ha fatto la domanda? Sentiamo se la Corte Pizzacuoco ammette la domanda. Ponga la domanda. Risponda alla domanda.
La domanda è quindi se l'episodio di Reggio Emilia è del 11 ottobre 90, se lei successivamente è stato raggiunto in alcune località delle Marche da persone che l'hanno pesantemente minacciata e le hanno anche fatto del male. Sì, è vero, mi hanno può riferire questi... all'ospedale, ho fatto una denuncia. Parli nel microfono, se no non... Sì, questo è successo, che uscito dal lavoro alla fermata dell'autobus, ho preso i turni di notte io, quel periodo lì, i signori si sono qualificati come agenti di polizia, mi hanno fatto salire in macchina, poi invece di andare per Ancona sono andati alle Tavernelle, mi pare, dove c'è il cimitero. La sento male, chiedo scusa, per mi la mascherina. Mi hanno di portarmi in questura, sono andati verso il cimitero delle Tavernelle di Ancona, e lì si sono con la macchina nascosta dietro un casolare del cimitero, mi hanno fatto scendere, mi hanno fatto tante minacce perché volevano sapere da me, da chi avevo avuto le armi, da chi... tutte cose che io non... Cosa volevano sapere esattamente? Ce lo dico. Era assolutamente all'oscuro, anche mi hanno cominciato a dare botte, uno con la pistola, prima mi ha dato un colpo qui, poi mi ha dato un colpo qua, che sono svenuto, caduto in terra, e mi sono risvegliato all'alba, che pioveva, ma mi ha svegliato con la pioggia che veniva giù. E da lì mi sono andato ai carabinieri, ho presentato una denuncia per quello che mi era successo, e all'ospedale mi hanno messo dei punti qui sopracciglia. È una denuncia del 6 novembre del 90, ce l'abbiamo, è qui. E ci sono stati altri episodi dove lei è stato avvicinato successivamente con queste modalità? Che ricordi no. Lei ha mai riconosciuto chi era la persona che le ha puntato anche una pistola in queste circostanze di minaccia? No, non avevo mai visto queste persone. Mai. Ricorda se lei è stato interrogato dal dottor Giovagnoli, sostituto procuratore presso il Tribunale di Bologna, il 30 gennaio del 96, su uno di questi episodi? Non mi ricordo. Se... Ricorda se le è stato sottoposto un album fotografico finalizzato a riconoscere la persona che le aveva puntato la pistola? Non ricordo. Io ho qui l'album fotografico. Può anche essere che mi hanno fatto vedere delle foto, ma al momento non ricordo. Ho qui l'album fotografico, chiedo di poterlo sottoporre nuovamente al test. Aspetti, avvocato, l'album fotografico è stato sottoposto al test Pizzafuoco. Mi fa vedere chi c'è fra le foto, nelle foto? Come? Mi fa vedere chi c'è nelle foto. Presidente, riusciamo a capire la connessione e la pertinenza? Evidente, qui di fronte a un test che si chiude sul non ricordo. Bisogna fare in modo di capire se questo non ricordo è effettivo oppure se è pretestuoso. Ma Presidente, allora domande... il non ricordo devono essere sempre circostanze sulle quali ha già deposto e sulle quali c'è contrasto con l'imputato. Se no, rifacciamo l'esame? Queste sono circostanze mai introdotte durante l'esame l'altra volta. Appunto. Ma c'è un contesto temporale importante perché la dopo visita... sei anni? No, aspetti, mi faccia finire. Dopo avvocato. Sei anni? Avvocato, mi può far finire per cortesia? Perché la visita a Reggio Emilia, documentata da quel verbale, è stata effettuata l'11 ottobre. Queste minacce del 90 e queste minacce sono del 6 di novembre, la denuncia del 6 di novembre del 90. Quindi subito dopo. Immediatamente. E questa è la connessione che sta facendo emergere il difensore di parte civile, immagino. Esatto. Presidente, dovremmo domandare pure dove è stato tra il 12-10 e il 12 ottobre del 90 fino all'episodio del 6 novembre. Un attimo, fino al 6 novembre del 90. Se ha avuto ulteriori rapporti con chi? Perché tanto risulta dalle relazioni della polizia, quindi. Beh, magari lo chiederete voi. Siccome ha fatto una sorta, come dire... dobbiamo cercare... No, Presidente, è importante perché quello che è successo, da quello che risulta,
e con, chi, vabbè, è stato in con, allora, con chi è stato in contatto successivamente, sta condizionando l'esame del test, io mi sto riparlando col il presidente, punto, quindi, avvocato Fiormondi, il sì. punto per cui il processo accusatorio non funziona è perché sono consentite queste assolutamente inammissibili interruzioni e interferenze. Stiamo guidando io, c'è una domanda, lei finché io non ho deciso non deve intervenire. Presidente, questo non funzionerà non è che tutte mai le volte finché la Corte non ha il potere di dire avvocato, no, faccia, avvocato deve qui, tacere tu, no deve qui, tacere, mi no, deve fare no, questa cortesia, se no la devo rompere e devo chiedere di uccidere. Non è che ogni volta si rivolge con questi doni, no, perché è un metodo. Perché lei deve usare stessi metodi nei confronti di tutti, perché l'avvocato Speranzoni si è intromesso a far domande quando ancora non era stato concesso parola, stando più da parte sua. Bene, si è introdotto ponendo delle domande. Era stata concessa la parola alle parti per poter fare. Stavano concedendo ancora lei le domande. Se l'ha fatta, se quindi l'ha fatta. Dopodiché, se non è opportuno quello che io le ho detto, lei mi dice quando sarà il suo turno fa. No, che mi devo mettere seduto, avvocato, in silenzio, non parlare più. Non è che abbiamo l'esigenza di. Noi comprendiamo tutto il clima che c'è e continuiamo a registrare tutto quello che c'è. Non c'è ragione. Però dopodiché, Presidente, si deve consentire a noi, come viene concesso all'altra parte, di interloquire. Viene concesso lei dirà quando possiamo viene parlare. Viene concesso tutto, l'importante è che non ci siano interruzioni mentre si sta facendo un'operazione rispetto alla quale lei non ha titolo a intervenire. E infatti l'avvocato di parte civile ha interrotto quello che lei ha domandato. Non stava. Come no? Stava parlando di armi e compagni, non se ne è parlato più. Allora, proseguiamo. Allora, chiedo di sottoporre a questo punto, data la rilevanza e faccio mie le parole. Allora, vogliamo sapere, picciapoco, se lei, fra la visita a Bellini e l'evento successivo, quando è stato avvicinato e percosso, cosa ha fatto, innanzitutto, preliminarmente? Sono andato a Medicami, ho fatto la denuncia. Prima dell'aggressione, in quel periodo tra la visita a Reggio Emilia, lei ancora non ha detto che ci è andato da Bellini, però Bellini sostiene che è andato a trovare. Fra il momento in cui si è recato a Reggio Emilia e quando poi ha avuto quell'aggressione, lei cosa ha fatto? Io, come l'ho detto, sono tornato al lavoro, facevo i turni in fabbrica di stampaggio plastica, che la ditta era di mio cognato. Una sera, mentre usciva dalla fabbrica... Ringraziando il mio cognato, sono riuscito ad avere un lavoro. E quindi, uscendo dalla fabbrica, è stato avvicinato da una macchina della polizia. Era una macchina borghese. E le persone però si presentarono come poliziotti. Sì. Le fecero vedere un tesserino o qualcosa... No, non ho chiesto perché io in quel periodo ero soggetto alla sorveglianza. Perché è salito su quella macchina? Perché io in quel periodo ero soggetto alla sorveglianza speciale. Certo. Quindi nel momento in cui esco dal lavoro e si ferma una macchina, mi dice siamo degli agenti, dobbiamo portarla in questura per dei chiarimenti, io non... Era successo altre volte che venivano a casa a trovarmi, a dire se c'ero. Quindi allora, ho creduto a quello che hanno detto, sono salito in macchina con loro. Allora, una persona che si qui abbiamo... lei questa cosa l'ha raccontata a un pubblico ministero, va bene? Sì. Il pubblico ministero ci dice, l'avvocato ci informa che ha un atto di indagine che la Corte non ha e che quindi non può contestarle direttamente. Veniamo avvisati dalla parte civile che ci sarebbe un verbale in cui le sono mostrate sei persone tra le quali le è stato chiesto di riconoscere l'eventuale aggressore. Lui cosa risponde in questo verbale? Riconosce o non riconosce? Individua nella foto numero 5 l'appartenente alla banda della Uno Bianca, Roberto Savi, come autore di questo episodio. Allora, quel giorno che io, dopo essere stato medicato all'ospedale, mi mandarono a chiamare in questura per avere chiarimenti. Entrando nell'ufficio della questura di Ancona, sul tavolo c'erano 3-4 fotografie, non ricordo quante. Io per curiosità ho preso una così da guardare. E mi dice, ma lo conosce questa persona?
pare di averla vista da qualche parte, che poi era sui giornali, che erano quelli della Uno Bianca. Tutto qua. Quindi l'ha riconosciuto? No, ho detto solamente che io non è che mano queste foto erano sul tavolo, io non sapevo chi erano, ne ho preso una e l'ho guardata, come per dire. L'ispettore mi disse: ma conosci qualcuno di queste persone? Pare di averle viste da qualche parte, però. Ecco, invece non è che le conoscevo, perché le conoscevo. Guardi. Questo qui di cui stiamo parlando non è una cosa così informale sul tavolo della questura, è un verbale che lei è una individuazione di persona che lei effettua davanti a un pubblico ministero a Bologna. Quindi non è una fotografia per caso sul tavolo. È corretto? È così? Leggo il verbale per essere preciso. A questo punto l'ufficio mostra in visione al pizzafoco un album fotografico contenente numero 6 fotografie a colori, numerate dal numero 1 al numero 6, riproducenti l'immagine frontale delle persone indagate per i delitti attribuibili all'associazione legata ai Savi, cosiddetta banda della Uno Bianca. Il pizzafuoco, presa visione del suddetto album, dichiara: riconosco nella foto contrassegnata dal numero 5 come una delle persone che partecipò all'aggressione del novembre 90. L'ufficio ha dato che la fotografia numero 5 corrisponde a Savi Roberto, nato a Forlì il 19 maggio 54. Il verbale è del? Il verbale è del 30 gennaio 96. Io ho semplicemente detto, adesso questo fatto di Bologna che me l'hanno fatto vedere anche lì, non lo ricordavo, che mi hanno fatto vedere queste foto e io ho riconosciuto una, non perché lo conoscevo io, perché l'avevo già visto sui giornali, era già stato segnalato questa persona, non ho detto io questo lo conosco poco, come... Per favore, questo lei nel verbale non lo dice, non è che lo dice riconosco quello del giornale, lei dice riconosco quello che mi ha aggredito. Ma non ricordo. Ecco, ricorda Pizzafuoco. Aspetti un attimo, avvocato. Può essere pure, perché quelli che mi hanno... Mi può dire cosa le dicevano le persone che la picchiavano quando l'hanno aggredito? Cosa volevano sapere da lei? Io cosa ho detto che questa persona, diciamo, l'ho riconosciuta dal fatto perché la Uno Bianca, quelle sono presentate, mi pare che era una Lancia bianca, non ricordo bene, so che era una macchina bianca, una Lancia era. E... niente, volevano sapere dove prendevamo le armi, perché cioè, era convinto che io ero uno che appartenevo alla banda dei NAR. Quindi mi hanno chiesto, volevano sapere dove prendevamo le armi, tante di quelle domande che poi hanno cominciato sì, ad avere. Quindi paura. L'hanno aggredito sul presupposto che lei appartenesse a un'organizzazione eversiva di destra, i NAR in particolare. Ma questo l'hanno detto loro. Hanno detto loro. Hanno detto loro, no? Che volevano sapere, siccome durante i processi di primo, secondo grado di Bologna era già stato menzionato che io potevo essere appartenuto ai NAR, una cosa altra. Poi questa cosa è stata chiarita, sì. Che io non appartengo a nessuna banda, a nessuno, io sono stato sempre un solitario, sempre, sempre, sempre. Tutto quello che ho fatto, le mie piccole cose, diciamo, di truffa, furia, l'ho sempre fatto da solo. Non ho altri reati gravi, non ce l'ho e non l'ho mai avuto. Io ho semplicemente detto questa persona, penso di averla già vista da qualche parte. E ho detto, è possibile che sia stato uno della Uno Bianca. No, vabbè. Perché questo mi è stato anche un po' imbeccato. Senta una cosa. Così mi imbeccavano. Va bene. Allora. Dunque, questa cosa... Chiedo di poter chiedere al teste... perché all'udienza del 9 gennaio 2019 gridò in quest'aula su mia domanda: qui c'è in gioco la mia vita. Esatto. A me non è stato concesso. È un fatto. Presidente, è così. È un fatto. Quando ho provato con Marotta mi avete allora, detto di senta no. Una cosa, Pizzafuoco. Lei ha temuto per la sua vita, teme tuttora per la sua vita. Certo che temo per la mia vita. Perché teme certo, per la sua vita? Perché in qualsiasi momento la gente può pensare che io faccia parte di queste cose e qualcuno mi può fare del male. È normalissimo che io abbia paura. Ma
Ma voglio vedere allora, voi, lei dal punto di vista condannati in primo grado all'ergastolo e banda armata per strage, che poi uno non abbia paura. Ma certo che ha paura, quando sa che non c'entra niente allora, con queste lei, cose. Lei ha paura. Allora, se qualcuno pensa che io stia collaborando con qualcuno, che sto cercando insieme ad altre persone... Ecco, questo è molto interessante, Picciafuoco, questo è molto interessante certo che lei io dice. Io ho avuto paura per lei la mia vita, teme, e ce l'ho tuttora. Lei e ce l'ho tuttora. Per la sua vita, perché... Tuttora. Mi faccia parlare. Lei teme per la sua vita perché ritiene che qualcuno possa pensare che lei collabora sulle indagini per la strage di Bologna, certo. E che quindi, in quanto collaboratore, lei sia un soggetto pericoloso e quindi sarebbe meglio metterla a tacere. Ecco, io mi chiedo, visto che lei non ha più niente a che vedere con la strage di Bologna, lei non ha motivo di temere dal punto di vista delle indagini e dei processi, però evidentemente c'è qualcuno che, visto che lei teme per la sua vita, che potrebbe temere quello che lei è in grado di dire, potrebbe dire. Lei ha detto le sue cose, ma potrebbe dire altre cose. Ma no, che le voglio dire io. Perché se no che possa essere istruito da qualcuno, Ma perché dovrebbero istruire lei? Ma non lo so, E infatti quello che sta succedendo io non lo so. Non so più cosa sta succedendo. Io sono stato assolto per quella storia lì. Non ho avuto mai contatti con le bande armate. Non ho mai avuto sta armi. Sta succedendo, Picciafuoco. Quindi intorno a me che sta lei succedendo ha cose strane, molto, molto che strane. Lei ha incontrato in carcere Bellini. Che lei poi è andato a trovare Bellini dopo essere stato scarcerato due volte. Che lei il giorno del 2 agosto era alla stazione di Bologna e che, secondo l'accusa di questo processo, anche Bellini era alla stazione di Bologna quel giorno. Questo succede. Non ho capito, c'era pure Bellini alla stazione di Bologna. Secondo l'accusa. Mentre è provato che lei era alla stazione di Bologna, per Bellini non è ancora provato, ne stiamo parlando. Però è una tesi che viene portata avanti a questa corte. Io non so cosa dire, Presidente. Non so cosa dire, io quello che avevo da dire l'ho detto in tutti quegli anni di processi che ho fatto. Quindi mi faccia capire, tornando al discorso, quindi lei non ha nulla da temere dalla giustizia perché è stata assolta. Eppure lei teme di essere soppresso, teme per la sua vita, perché evidentemente qualcuno pensa che lei potrebbe fare delle rivelazioni. Allora, quali rivelazioni potrebbe fare lei? Questi se lo domandano loro, dato che mi vedono che io sto dicendo delle cose che... Ma lei non sta dicendo niente, lei appunto, non ho niente da dire, io quello che avevo da dire, quello che avevo quindi da dire, perché signor lei, Presidente. Oltretutto lei non sta parlando, non sta dicendo niente, quindi perché dovrebbe temere per la sua vita? Perché quella gente lì non può sapere se io effettivamente sia una persona qualunque o se stia collaborando con chissà chi. Per arrivare dove? No, so. Lei non sta collaborando, lo capiscono tutti che il lei timore non sta... io ce l'ho sempre, sì, in tutti questi anni, l'ho sempre avuto, sempre. Questo lo capisce chiunque che lei non sta collaborando, perché lei è anzi reticente e verrà denunciato per reticenza. Allora, Picciafuoco... Aspetti un attimo. Prego. A questo punto, lei perché comunque teme? Perché teme? Che qualcuno possa pensare lei dica delle cose. Cosa potrebbe dire lei? So, io so solo che mi è stata anche proposta quando ero in carcere all'Asinara. Sono venuti a trovarmi delle persone in borghese che sono entrate all'isola dell'Asinara che ci vogliono dei permessi speciali e mi hanno chiesto di collaborare. Nel momento in cui io gli ho detto io non ho più niente da dire e non avevo mandato di cattura. Perché all'inizio sono stato proprio prosciolto. Dopo un anno, due anni che ero in carcere che stavo scontando le mie pene per reati comuni, stavo all'Asinara, che ho fatto domanda io per andare per lavorare, per prendere qualche soldo per poter vivere, dove si sono presentati sull'isola, signori in borghese, e poi queste cose già l'ho raccontate, e altre due persone, che non so chi erano, due erano vestiti di ufficiali. A che cosa doveva collaborare? Io, quando, dopo un po' che mi hanno fatto delle domande, e io ho risposto, quello che avevo già risposto prima, questa persona che era in borghese, gli altri due erano due ufficiali, si sono, erano che ufficiali erano? Carabinieri, sì. Se no non potevano entrare nell'isola, ci voleva il permesso speciale. Arrivano queste persone, le chiedono di collaborare. Allora, questo signore, dopo 20 minuti di colloquio con l'ultimo che carabinieri, dico, io non ho altro da dire, quello che devo dire l'ho già detto in precedenza ed è finito lì. Quindi non avevo mandato di cattura per Bologna.
questo signore, che era in borghese, ha sempre ascoltato, non ha mai parlato. Io ero seduto qui, lui sempre dietro alle mie spalle, davanti, dietro, passeggiava. A un certo punto è venuto lì, queste sono le tue testuali parole, ha battuto un tavolo e ha detto: ma insomma, picciafuoco, si può sapere cosa vuole per collaborare? 1 miliardo, 2 miliardi, le daremo nuove identità. A cosa doveva collaborare? Non lo so, non me l'ha detto. Ma ha chiesto solo di collaborare. Io collabori a che cosa? Rispetto non lo so, alla questo strage di Bologna, ad altre cose? È logico, per esempio per la strage di Bologna. Per la strage di Bologna. Nel momento in cui io ho detto non ho altro da dire, quello che devo dire l'ho detto, questo signore ha detto queste parole, disse: faremo avere una nuova identità, l'importante è che lei collabori. Ma dice: cosa collaboro che io non so niente? Dice: ma ci pensiamo noi a istruirla. Questo mi ha detto, ci pensiamo noi a istruirla. Questo quando è accaduto? Che poi io ho preso, mi sono alzato quando in piedi. Quando è successo questa visita? Allora, mi hanno arrestato il 1° aprile dell'81, sono stato un anno a Cimona, poi dopo 82-83, penso. 82-83. E cosa le avrebbero detto? Che avrebbe dovuto dire? Mi ha detto, quando io ho detto che non ho altro da dire, non ho nulla da collaborare con voi, perché non so niente, quello che ho visto, l'ho visto quel giorno dalla strage, anzi, dovrei avere un incomio io per quello che ho fatto quel giorno, perché io ho collaborato a portare i feriti. Di questo non se ne è mai parlato, però. Mai. E mi sono alzato e stavo andando via, per tornare nella mia cella. E questo signore ha fatto, vedrà che se ne pentirà. Dopo qualche mese sono iniziati i mandati di cattura del primo grado del processo. All'inizio io non c'ero. Alla mattina che hanno dato le notizie sui telegiornali. Comunque sta di fatto. Poi nel pomeriggio, l'indomani, hanno dopo le notizie che c'era stato un mandato di cattura anche per me. Vabbè, il mandato di cattura, la tua vicenda processuale è nota. No, ma allora non c'era niente. Il mandato di cattura è venuto dopo che questo signore è venuto alla Sinara e mi ha minacciato di collaborare. Io ho detto: non ho niente da dire, cosa devo collaborare, perché evidentemente le prove che c'erano erano conosciute e lei non mica è andato sotto processo perché se la sono inventata la sua presenza a Bologna. Se 1 miliardo, 2 miliardi le daremo una nuova identità, no, queste sono cose che non funziona così, non funziona. Va bene, la legge non funziona così, quindi sì. Lei c'è ancora qualche cosa in questo verbale che la Corte non conosce, che ritiene ci dica cosa c'è? Se era possibile chiedere al teste se ricordava se oggetto delle domande in occasione dell'episodio del 6 novembre 90 furono la provenienza dei documenti che gli furono sequestrati a Tarvisio in occasione dell'arresto. Com'è? La patente. Le chiesero in sostanza nell'episodio del 90 Roberto Savi le faceva domande sulla provenienza dei documenti sequestrati a lei a Tarvisio? No, perché a me quella volta che mi hanno fermato a Tarvisio, quando sono rientrato dall'auto, sì. Beh, questo è venuto nel... È venuto nel... siamo nell'80, 81, aprile 81, sì. Prima aprile 81. Ecco, chiesero... Rientravo dall'Austria e al confine non avevo più i documenti di Vailate Iraq, ma avevo quelli di Pier Antonio Enrico, che Pier Antonio era il cognome di mia mamma. Mi hanno messo in carcere di Tarvisio. E Pizzafuoco, le chiesero nel novembre 90, in occasione di questo episodio molto grave che lei ha subito, di chiarire la provenienza di... Novembre, ma dove, scusi? Cioè, le sto chiedendo se le chiesero, se le domandarono in quella circostanza nel 90, siamo nel 90, l'episodio di Roberto Savi, se erano interessati a sapere la provenienza dei documenti sequestrati a Tarvisio, quelli di cui mi stava parlando adesso. Roberto Savi. Cioè, se le domande bene, che basta le fa così, avvocato. No? Ecco, poi ho una domanda invece, l'ultima. Siccome il testimone ha riferito, stava riferendo spontaneamente del giorno della stazione, se si ricorda Picciafuoco se all'epoca lei portava la barba o no? Il 2 agosto 80 lei aveva una barba o no? Aveva solo i baffi, grazie. Allora, l'ultima risposta. Quindi, sulla questione del timore per la sua vita. Scusi, signor Presidente, posso...
La barba me l'ho fatta crescere dopo che mi hanno carcerato. La barba me l'ho fatta crescere dopo che mi hanno carcerato, dopo il 1° aprile dell'81. Allora, non mi ha ancora risposto sui suoi timori. Cosa, per quale ragione lei teme che delle persone possano attentare alla sua vita perché lei potrebbe fare delle rivelazioni? Quali rivelazioni potrebbe fare? Questo lo penso io. Senta, lei ha ammesso di essere andato a Reggio Emilia da Bellini, insomma, a Reggio Emilia, non da Bellini. L'indirizzo come l'ha avuto? E il numero di telefono? Non lo so, io non ricordo assolutamente questo particolare del numero di telefono dell'indirizzo. Lei con Bellini non aveva conferma di non avere mai parlato, come dice il Bellini, cioè solo vi siete incontrati di passaggio? O avete avuto dei rapporti? Se posso averlo incontrato, l'ho incontrato solo lì. In cella siete stati insieme qualche volta in un momento di socialità? Siamo insieme. Quando si faceva socialità, penso che sì. Quindi avete fatto socialità insieme? E lo facevano tutti, sì. Quindi l'ha incontrato nel cortile? Posso averlo incontrato lì? Io non ricordo, ma posso averlo incontrato lì. Se lui dice di avermi conosciuto, ma l'ho conosciuto lì. Lui dice di averla conosciuta nella... Signor Presidente, non eravamo nella stessa sezione, nel modo più assoluto. Socialità come? Non lo puoi fare socialità se sei in un'altra sezione. Che cosa sta dicendo questo signore? Quale socialità? La socialità si fa solo se sei della stessa sezione, devi chiedere alla direzione il permesso di fare la socialità. Bellini dice che lei è un gran bugiardo. Altrettanto lo posso dire anch'io, scusi. Però lui dà dei dati di fatto, dice delle circostanze che lei volendo potrebbe smentire. Ma questo non mi risulta che non si poteva fare socialità insieme, bisogna vedere dove stavo io, in quale sezione e in quale sezione stava lui. Questo non lo posso ricordare io, in che sezione stavo, se ero nella sua stessa sezione, o lui era nella mia sezione. Ma lei era nella sezione politici o nei comuni? Che sta dicendo? Lei era nella sezione politici o nei comuni? Ma cosa sta dicendo? Che io ero considerato comune a Firenze con l'omicidio Fabbri, ero considerato detenuto comune, ma cosa sta dicendo? Ma io non sono stato mai nella sezione. Lei era nella sezione invece della sezione politica. Non sono mai stato in una sezione politica, ero in una sezione comune. Sì, avevate la grande sorveglianza. Senta, e in questi momenti di socialità, come sostiene lei, ha parlato con Bellini di delle ragioni perché eravate detenuti, delle ragioni sue, per esempio? È possibile che si sia parlato di cose comuni, sue cose, miei problemi, suoi problemi, i problemi... Del motivo per cui lei era detenuto? Ma lo sapevano tutti perché ero detenuto. Tutti lo sapevano tutto in carcere. Detenuto. Penso che lo sapesse anche lui. E ne avete parlato del tema della strage qualche volta? No, sicuramente se ne è parlato, ne ho parlato con tante persone, chiunque incontro gliene parlo, con chiunque. Quindi anche con Bellini? Sì. Voi in che anno eravate insieme? Qual era l'anno in cui vi siete incontrati? Ricordo che anno era. L'87, l'88? Non ricordo. Sono passati tanti anni. Per caso Bellini le disse di essere stato anche lui indagato per la strage di Bologna? No. Non l'ha mai saputo di questo? No, io ricordi no. Bellini, lei mai ha parlato con... Signor Presidente, io mi devo ripetere, non ero in sessione con lui, non potevamo avere comunicazioni, socialità non potevamo farla. La racconta delle barzellette, sta raccontando delle fandonie grosse come una casa. Sì. Basterebbe chiamare il DAP e chiedere che loro dal carcere di Prato dicono tutto. Io ero in una sezione di comuni, detenuti comuni. Ero in una sezione dei comuni. Bene, non eri nella mia sezione. Io frequentavo comuni, il laboratorio di ceramica e lui no. Ma cosa c'entra quello che c'entra? Ma cosa c'entra di ancora? Dove ci incontravamo? Se tu eri in un'altra, lei era in un'altra sezione, io ma in un'altra. Ma nei passeggi, nei cortini, ma dove? Ma sta scherzando? Le sessioni sono ben separate a Prato. Lei è un bugiardo, mi deve dire chi l'ha mandata da me. Questo deve dire chi ti ha mandato da me e per che cosa. Ma tu ti stai sei un provocatore, sei. Tu ti sei presentato come un provocatore. Ma hai visto dove vivo io? Hai visto dove sto vivendo io in questo momento? Sono anni che vivo in un buco. Sì, ero uno di questi, vivevo da signore. Non ho neanche i soldi per mangiare, prendo 500 euro al mese di pensione, bello di zio. Io uguale, però hai se capito? Trovo da lavorare ci vado, se tu invece no. Uno di quelli che dici tu,
Vivrei da signore, vivo in un monolocale pieno di umidità e muffa. Con 500 euro al mese. Allora, sono pieno di malattie. Chiudiamo qui. Ultima, non le è venuta la mascherina, per favore. Basta, quindi, non ne posso più. Io da questo momento, con tutto il rispetto per la qui, corte, io non rispondo più a nulla. Basta, non ne posso più. Basta. C'è qualche ulteriore precisazione? Per carità, guardi. Basta. Da parte anche della Procura Generale. Non rispondo più a nessuno. Guarda. No, ma io sto parlando con la Corte. È soltanto se possiamo, e ha attinenza, Presidente, col tema del confronto, perché Bellini dice di essere stato raggiunto a Reggio Emilia e di aver avuto una richiesta di armi e denaro, cosa da lui negata. Su questa vicenda delle armi, in quello stesso periodo c'è un altro verbale importante a nostro giudizio che smentisce la versione di Pisciafuoco. Quindi se la Corte ritiene... Legga pure. Ecco, allora il tema è questo, parliamo di un verbale del 16 luglio 1991 rilasciato al dottor Otello Lupacchini. 16 luglio 91 rilasciato al dottor Otello Lupacchini. Se può chiedere al signor Pisciafuoco se dopo la scarcerazione, quindi siamo nel luglio del 1990, lui si è recato a Rovigo da tal Giovanni Melioli, se conosce Melioli e se si è recato a Rovigo da Melioli. Faccio questa premessa così la Corte è in grado di avere il quadro completo. Il 12 novembre del 2021 abbiamo depositato un verbale di rinvenimento di un'arma a Modena effettuata dalla Digos su delega del dottor Lupacchini, al quale il Pisciafuoco aveva fatto delle rivelazioni su quest'arma, che sono rivelazioni contenute in questo verbale del 16 luglio. Il dottor Lupacchini delegò immediatamente alla polizia per vedere se quello che aveva dichiarato era vero e trovarono quell'arma. Noi abbiamo depositato in atti il verbale di rinvenimento dell'arma e la delega del giudice istruttore ad andare a prendere quell'arma. Chiedemmo anche di depositare questo verbale, ma ci fu opposizione perché si disse fonte orale, deve tornare Pisciafuoco a dichiarare quello che dichiarò nel 91. Allora, questo è il quadro. La contestazione. Quindi la domanda è questa, se posso fargli direttamente la domanda, lei ricorda di essersi recato da tal Giovanni Melioli dopo la scarcerazione dell'estate del 90? Io già l'ho detto questa volta in una precedente, l'ho già detto in una precedente udienza qualche mese fa o l'anno scorso, che ho detto sì. Melioli, come dottor Maggi, dottor Carlo Maria Ma, è stato in cella con me, perché i primi ad entrare nel carcere nuovo di Bologna, io venivo dall'Asinara, lui non so da dove veniva, siamo stati io e lui e ci hanno messo in una unica sezione di isolamento, che eravamo solo noi due, quindi si parlava. Poi dopo qualche mese, l'istruttoria è durata 8 mesi, abbiamo fatto 8 mesi di isolamento, dovevamo passare in comune sopra, nei piani di sopra, in comunità con gli altri. E Miglioli aveva timore, dice se andiamo su, perché lui infatti lui ha sempre detto di appartenere, infatti era stato condannato mi pare solo per banda armata, lui è stato condannato. Io ho detto guardi, io salgo in sessione, non mi importa perché non ho nulla da rimproverare, tu fai come vuoi. Quel punto lì lui è salito anche lui, come dice sarà quello che sarà. E ci hanno messo in cella insieme, una cella e due persone insieme. Siamo entrati un po' in confidenza, si parlava di tante cose. E tra queste, quando poi dopo lui portava un flash, come chiamate quelle per il cuore, che poi è morto per il cuore lui. Il pacemaker. È deceduto per mal di cuore. E quando poi è uscito, è stato diciamo assolto per la strage, è condannato solo per banda armata, che aveva già scontato parte della pena, ed è uscito per una malattia, penso un po' di tempo che era rimasto da scontare. Disse vieni a trovare quando vuoi. Infatti io, quando sono uscito anch'io, che ho potuto andare, sono andato a Rovigo a trovarlo. Bene. Se vieni su, dice, perché lui sapeva le mie condizioni. Vabbè, tutta questa lunga storia per dire cosa. Ecco, in questa occasione che lei andò a trovare Melioli, chiese se aveva delle disponibilità di armi, Melioli? Lei fece una richiesta di armi a Melioli? Io ho fatto una richiesta di armi. La domanda è questa, se lei fece una richiesta di armi a Melioli e se sì... No, io non ho fatto nessuna richiesta a Melioli di armi. Bene, allora le contesto che in questo verbale del 16 luglio 1991... Sì, ma dopo ci ritorno anche io su questo fatto. Sì, lei dice questo...
Smedile, che era quello che a suo dire gli procurò i documenti falsi, mi chiede se ero in grado di procurargli delle armi da fuoco e dei silenziatori. Fu per questo che sondai Giovanni Melioli di Rovigo. Chi è che gliel'aveva chiesto? Smedile. Smedile è il soggetto che procurò, secondo le dichiarazioni di Pisciafuoco, i documenti Pierantoni e... Sì. E Vailati, se non sbaglio, sì, i documenti che furono poi sequestrati al Pisciafuoco nell'aprile del 1981, quella serie di documenti falsi. Lui per tanti anni non fece il nome, in questo verbale fece il nome di Smedile come l'autore della falsificazione e della consegna di questi documenti. Siamo in questo contesto, ma non volevo affrontare questo punto qua, volevo affrontare il punto dell'arma, che mi pare fondamentale perché è un periodo in cui vede sia Melioli che Bellini è sempre con questa vicenda dell'arma, della ricerca di armi. Questo è il dato rilevante. Quindi torno alla contestazione, mi chiese se ero in grado di procurargli delle armi. Fu per questo che sondai Giovanni Melioli di Rovigo, anche egli uscito da poco dal carcere, il quale si mostrò interessato e capace di procurarsi delle pistole Beretta. Ricordi di aver fatto questa dichiarazione, di aver incontrato Melioli per reperire delle armi? Ma io ho incontrato Melioli, ma non per trovare delle armi da dare a Smedile, a suo dire, in questo verbale. No, Smedile è un altro discorso lì, che non ha niente a che vedere, è tutta un'altra cosa. I Melioli, quando... La domanda è semplice. Ma ha portato, lui aveva uno fisso. Non divaghi, non racconti storie. No, per arrivare al punto devo raccontarlo, perché sono cose che ha detto lei, sono vere o non sono vere? I Melioli, allora, nel momento in cui io mi sono lasciato con Melioli, siamo andati in campagna, lui aveva una casettina piccola in campagna dei familiari, lui ha un'agenzia immobiliare, ha detto: hai bisogno di qualche cosa? Dico no, dico, ti servono armi? Dico no, però mi ha voluto regalare lui una calibro 9, un modello vecchio che era già la matricola Brasa. Tutto quindi qua. Qui siamo. E quest'arma io l'ho consegnata alle autorità, alla polizia. No. L'ho consegnata quest'arma. Fermatevi. Allora, guarda, no, faccio l'ultima contestazione. Io quest'arma l'ho consegnata alla questura di Ancona. Conferma che questo signore, le armi in quel periodo. Perché allora, io armi non ne voglio, non ne volevo armi. Non ne volevo. Allora, per non fare. Allora, c'era un'altra mentalità, per non. Cosa allora, Melioli, io ho detto bene, dammela. Pisciafuoco, l'ho consegnata alla questura di Ancona. Pisciafuoco, mi ascolti, che così lei capisce che ha dichiarato una cosa diversa. Io l'avevo nascosta. Mi faccia parlare, per cortesia. Il Melioli, per dimostrarmi di essere capace a rinvenire armi del tipo di quelle desiderate da Smedile, mi fece vedere una pistola Beretta calibro 9. State inventando qualcosa. Signor Presidente, aspetti, basta. Aspetti. No, non è vero. Ma mi faccia finire. Non mi ha chiesto per armi. Non è vero. Si può sedere. Si può sedere. L'unica arma che ho avuto, ma io l'ho consegnata alla questura d'Ancona. Basta, chiuso. Allora, mi fece vedere. Non ne posso più, signor Presidente. Finisco il verbale così capiamo tutti. Mi fece vedere una pistola calibro 9 modello. Qui è lei che parla, 51. È lei che parla. Qui quello che le stanno leggendo. Sta dicendo delle cose che non è vero. Ma le ha scritte lei, le ha dichiarate lei. Quello c'entra lo Smedile con la pistola di... Ma aspetti un attimo, questo è quello che ha dichiarato lei. Se mi fa finire il verbale poi mi dirà, vi siete inventati tutto, ma me lo faccio finire. Perché è giusto che la Corte sappia quello che lei ha detto. Siete inventato voi tutto quanto. Mi fece vedere una pistola che mi risulta abbia nascosto vicino alla stazione ferroviaria di Modena, in un luogo che ritengo di essere in grado di poter individuare. Presidente, queste dichiarazioni sono dei fermi e stia in mi silenzio sono fatto per accompagnare cortesia. Dalla questura e ho consegnato la. Questo lo non è. Va bene. Il 16 luglio fa queste dichiarazioni. Il 16 luglio avete il verbale, il provvedimento del dottor Lupacchini in atti. Si delega la Digos di Modena. Il 17 luglio trovano quest'arma nel luogo esatto in cui Pisciafuoco l'aveva indicata. Chi l'ha trovata? Scusi, la questura di. Adesso prendiamo il verbale, non è questo il punto di importanza. Quello che voglio far rimarcare alla Corte in questo confronto, in cui Bellini dice Pisciafuoco è venuto a trovarmi e voleva da me un'arma, è contestuale, esattamente contestuale a questo episodio in cui Pisciafuoco
va da Medioli e si interessa in un'arma, dicendo che serve al fedile. Questo, su questo poi sarà oggetto di valutazione. Io questo non è qua. Ho chiesto mai armi a nessuno. Va bene, mi è stata una... Capite, però il tema del confronto era Bellini l'ha data o no quest'arma? No. Ma il tema del confronto... no, e stiamo sempre a girare intorno alla... al personaggio Picciafuoco si fa per la vedere se, Bellini. Se è Bellini che dice la verità o se è Picciafuoco che dice bugie, insomma. Allora, dice Bellini dice che è andato a trovarlo, gli ha chiesto una pistola e non gliel'ha data. Picciafuoco che dice? Che non si ricorda. Appunto, allora che c'entra meglio? Abbiamo, ma perché deve... C'entra perfettamente, perché si dimostra che in realtà quello che dice Bellini ha un riscontro. È su. Signor Presidente, poi fate riscontrare. Allora, c'è un'altra domanda della parte civile e poi le do la parola. Sì, ecco, la parte civile era interessata a sapere, quindi, se la Corte può chiedere al signor Bellini che cosa sa del MIA, per quale motivo il signor Bellini ha parlato del MIA a Pizzafuoco e cosa sa il signor Pizzafuoco del MIA. Allora, lei la conferma questa cosa che è nel verbale? Allora, lei a un certo punto nel suo verbale, quando nel verbale della volta scorsa, quando se ne andò Picciapoco, disse: era un provocatore per il semplice motivo che è venuto da me come provocatore chiedendomi una pistola, chiedendomi dei soldi, i soldi ce l'aveva in tasca, e parlandomi, dicendo: ah, ma tu sei sui giornali, eri un agente segreto, eri qui, eri là. Al che io gli feci una battuta semplicissima: miau, ma tu non sei quello del miau? Miau, non è miau, ma mia. Mia era quell'organizzazione altoatesina che non era altoatesina, che avrebbe fatto gli attentati facendo cadere la colpa su Altatesini, e lui lì andò fuori di senno e incominciò a sbraitare, a fare il pazzo. Allora, confermo che quello che lui sta facendo qui anche oggi, che sbraita e urla quando gli si dice la verità in faccia, diventano allora, bugie. Ma lei come sapeva che lui faceva parte del MIA? Quando delle pazzie, non ho che la... Silenzio. È uno lo sa quando ti perché lei non riesce a sentirlo, perché lei sono delle cuffie, non riesco a sentire. Perché lei non posso più, voglio ritornare via, voglio andare via. Perché lei ha contestato? Perché no, lei non mi interessa, io non sto bene, perché era quello che girava, era quello che si diceva quando si è chiesto informazioni su di lui. Ha detto Picciafuoco. Basta, sì. Non voglio più parlare, basta. È quello che si diceva in carcere quando ho chiesto informazioni su di lui, perché lui era lui così. Bene? E quello era quello che circolava. Me la chiarisca meglio questa cosa. Lei quindi si informa in carcere. Sì, chi è questo Picciafuoco? Perché che cosa vuole? Perché si informa in carcere su Picciafuoco? Comandi? Perché si informa? Perché lui mi ha riconosciuto dicendo: ma tu sei quel Bellini là, quando mi ha conosciuto nella stanza là. Bene, è normale che io chieda qualche cosa di questo signore. A chi ha chiesto le informazioni? Agli altri detenuti, i quali si sono messi in contatto con gli altri. Ed eri in un'altra sessione, non eri nella mia. Signor Presidente, ok, lo chiedo per e circolava questa voce che lui fosse inserito nel gruppo MIA. Bene, ecco. Da chi usciva questa voce? Dalla voce di circolare delle radio carcere. Siamo nel 1990, dall'88 al 90. Hai capito? Tu, radio carcere, gira tutto, lo sai meglio di me. Bigliettini, via discorrendo, lavoranti, ma che stai dicendo? Sono chiacchiere di casa. Sì. Solo le sbarre non si possono passare da una sessione all'altra. Il boccio, i lavoranti, gli stessi agenti. No, mi sento bene, io Sì, non ti senti bene. Ti sentivi bene quando sei venuto da me? Che chi è volevi da me? Chi ti ha mandato? Signor Presidente, per carità, va bene, mi tolga davanti questa persona. Voglio andarmene via, basta. Non va ho più via da quando dire. Quello che devo dire l'ho detto. Picciafuoco, andrà via quando abbiamo concluso. Quella pistola lì l'ho consegnata. Come l'ho avuta, l'ho nascosta dove l'ho nascosta lì, vicino. Avete domande? E l'ho portata. No, non lei, difensore. Sì, l'avvocato Permonti. Se vuole domandare a Picciafuoco, quant'è che si è recato a Rovigo da Mepioli?
Quando? Sì. Non ricordo. Ci è andato subito dopo. Non mi ricordo. Posso dopo 30-40 anni ricordarmi in che giorno sono stato a Rovigo? Non mi ricordo. Ci è andato subito. Ci è andato, andato subito dopo, il giorno stesso che è andato, che è ripartito da Reggio Emilia. Lo sapevo che andava a collegare. Guarda, lo dice la polizia, lo scrive la polizia, non lo scrivo io. Va bene. Legga quello che scrive la polizia. Il 13-10-90 la questura di Rovigo ha comunicato che il picciafuoco la notte tra il 12 e il 13 ottobre ha preso alloggio presso l'hotel Corona Ferrea di quel capoluogo, cioè Rovigo, di Rovigo. A Rovigo. Il predetto. Rovigo. Sì. Non è vero, vabbè. Il predetto che viaggiava solo. Vado a Rovigo, no, sono presente, questo lo devo dire subito. Mi pare che io vada a Rovigo a trovare migliori che mi avevo invitato e mi viene a trovare quando esci, eh? E vado in albergo con una pistola che lui mi ha dato. No, è impossibile. Devo essere un pazzo andare in albergo. Sono andato e ripartito lo stesso giorno. Va bene? Allora. Se c'è continui. Qualche cosa che risulta contrario, è stato il predetto costruito. Che, il tutto predetto costruito. Che... Adesso faccia leggere la contestazione. Dire una volta per tutte, cose volete da me, cose volete? No, voglio sapere. Noi non vogliamo da niente. Voi e degli avvocati di parte civile. Cose volete da me? Volete la mia vita? Io non c'entro niente, eccola. È inutile che mi guarda sotto. Va bene? Stia io seduto. Questo lo devo dire prima o poi. Basta. Sia seduto. Se ci so... Scusi. Ah. Allora, il predetto che viaggiava solo non ha effettuato alcuna telefonata ed è ripartito la mattina successiva per ignota destinazione. Vabbè. Un'altra domanda. Lei ha detto che in quel periodo lavorava. Si ricorda? Dove lavorava, se lavorava? Che anno, scusi? Nell'ottobre del 90. Ottobre del 90? Io avevo detto che lavoravo, ma dopo il 91 o il 92 che mi ha preso a lavorare il mio cognato. Ma la sera dell'episodio a cui lei ha riferito, cioè che ha subito quell'aggressione, il 6 novembre del 90, lei ha detto che aveva appena terminato un turno di lavoro? Sì. Presidente, quindi allora... siamo a 10 giorni dal turno. Sì, ricordare, siccome precise, non posso dire... il 24 ottobre, sempre del 90, la questura di Macerata ha riferito che il picciafuoco si sarebbe licenziato dalla ditta Carter di Castelfidardo, di cui la sorella Mirella è contitolare, per trasferirsi a Recanati presso l'abitazione del fratello Giampaolo, sita in via Durati numero 31, ove sarebbe intenzionato a collaborare nella gestione di un albergo ristorante con l'ha ubicato, quindi 24 ottobre del 90. Già era licenziato dalla ditta dove lei ha detto che prestava lavoro. No, mi sono reso io riferibile, non è che mi sono licenziato a quella volta. Vabbè, mi sono reso riferibile perché era come questa situazione, non ne potevo più, non ne potevo più. Senta, sono reso irreperibile. Presidente, sempre gli voglio domandare. E da mio fratello, scusi tanto, scusi tanto. No, rispondo alla domanda dell'avvocato, signor Presidente. E da mio fratello, ci sono stato solo appena uscito dal carcere, nel luglio del 90, perché non sapevo dove andare. Mio fratello dice, ci ospitiamo noi a Loreto di Villa Mozzone, vicino. Vabbè, questo è il rapporto del 24 ottobre, Presidente. Dopo questo? Mesi, 24 ottobre, c'è qualcosa 90. Che non quadri. Il rapporto dalla questura di Macerata. Senta, ricorda se il 2 novembre del 90 la questura di Ancona gli ha notificato un'ordinanza del Tribunale di Firenze relativa a una misura di sicurezza? Non mi ricordo di questo. No, non mi ricordo. Bene, c'è una nota del 6 novembre in cui viene riportato che la questura di Ancona ha comunicato che in data 2 novembre 90 l'ufficio, cioè la questura di Ancona, ha notificato al picciafuoco l'ordinanza del Tribunale di Firenze relativa alla misura di sicurezza della libertà vigilata valida per 2 anni. Nel corso della notifica il picciafuoco ha dichiarato di alloggiare per la notte presso l'abitazione del fratello Giampaolo e per il resto della giornata presso l'abitazione della sorella Mirella, residente a Castelfidardo, in via Volpi numero 8. Ha dichiarato di aver abbandonato l'attività lavorativa presso la ditta Carter SNC e che tuttora è in cerca di altra occupazione. Per tale motivo, in questi giorni si è recato in alcune città contattando a Rovigo Miglioli Giovanni, a Reggio Emilia, Bellini Paolo e a Roma delle Chiaie Stefano. Si ricorda di aver dichiarato questo alla questura di Ancona? Allora, la questura di Firenze era per i reati comuni, ma hanno dato a casa di lavoro. Sono stato nella casa di lavoro per reati comuni. No, questa sì, è un'altra cosa. L'ho fatta a Sulmona.
un anno, due anni, per causa di lavoro. Questa è la libertà vigilata, la misura di sicurezza, un'altra cosa. Una domanda alla volta, piano piano. Presidente, un'altra domanda. Lei è stato denunciato dalla questura di Ancona perché si è allontanato per destinazione ignota, quindi contravvenente alla libertà vigilata l'8 del novembre del 90? Mi sono allontanato perché non ne potevo più come adesso, non ne potevo più. Senta. Non ne potevo più che venivano tutti lì. Ma che... Ricorda se tra il 4 novembre 1990 e l'8 novembre 1990 ha alloggiato presso l'Hotel Fiore, sito in piazza Rosselli ad Ancona? Per quelle quattro notti, cioè dal 4 all'8 novembre, quindi sono stato compreso il 6 novembre. Alberghi, non solo in quelli, in vari alberghi in Ancona, perché non sapevo dove andavo, andavo in un albergo e stavo una settimana lì. Poi se potevo pagare, pagavo, se no me ne andavo via. Ero costretto a fare così. E quindi lei non ha riferito prima che era stato malmenato il 6 di novembre appena uscito dal lavoro? Quando è successo quel fatto, io stavo lavorando. Lavorando dove stava lavorando? Non si sente niente, parli al microfono, sistemategli questo. Lavoravo in fabbrica da mio cognato. E già c'era lì, sera licenziato, già non, errori, ci, già non lo frequentavo. Perché quando sono stato sequestrato quella volta, io stavo lavorando nella fabbrica di mio cognato. C'era i turni di notte, io ho fatto dalle 2 alle 10. In che anno è stato? Non mi ricordo assolutamente. Prima del 91, comunque. Lo chiedo per favore, chiudiamo qua perché io non ne posso più. Voglio più essere chiamato. Se c'è qualche cosa su di me, fate quello che volete. Senta. A me non chiamatemi più, perché a me da un momento all'altro mi prende un colpo qua. Va bene? Non ne posso più. Senta, la ditta di suo cognato dove si trovava? Basta, a Castelfidardo? Lo sapete bene. Non voglio rispondere. Vabbè. Comunque, tra il 4 e l'8 novembre 90 ha dormito all'hotel Fiore di Ancona, così risulta. Se ho dormito lì non avevo altri posti dove dovevo andare, perché se dormivo lì non potevo andare a lavorare. Sì, allora quindi faceva la scuola Castel di Tardo Ancona Villa Mosone, e quindi andava a dormire, e quindi faceva avanti e indietro Castelfidardo Ancona per quelle quattro notti. No, per lavorare dal mio cognato, facevo avanti e indietro da Ancona, dormivo lì all'albergo e facevo avanti e indietro per lavorare. Perché da mia sorella non potevo stare, da mio fratello non potevo stare, ero solo, non c'avevo altri posti, ho dormito in un sacco di alberghi in provincia di Ancona, Castelfidardo e altri posti. Loreto. Va bene così. Sono stato anche a dormire in albergo di Francia. Sembra quello che volevo. Il 6 novembre risulta che ha dormito lo del Fiore. Va bene. Chiedo scusa, Presidente. Per concludere le nostre richieste, poi può la Corte fare richiesta al DAP su questi periodi di codetenzione tra Bellini e il picciafuoco presso il carcere di Prato per quel periodo? Se effettivamente erano allocate alla medesima sezione, se era possibile fare socialità liberamente, come dice il signor picciafuoco? Sì, se erano tra sezioni. Tanto si nota se sono la stessa sezione. Va bene, grazie. Acquisiamo queste informazioni. Sì. Chiederei, Presidente, che la Corte valutasse se chiedere a entrambi di che cosa si sono parlati dalle 9.30 del mattino del giorno appunto 12 ottobre 90 fino alle 14.30, e di chiedere all'imputato Bellini perché in prima battuta in questura a Reggio Emilia ebbe un atteggiamento diffidente nel riferire dell'incontro con Sergio Picciafuoco. Si legge nella relazione, lo faccio come l'ha fatto la difesa, infatti alle 8.30 di sabato 13 ottobre il Bellini Paolo si presentava in questi uffici e, interpellato informalmente sui suoi spostamenti ed incontri della giornata precedente, nonostante un'iniziale diffidenza, forniva la sua versione completa dell'episodio. Il giorno prima, mentre si accingeva a uscire di casa, verso le 9.30 riceveva una telefonata dal picciafuoco che lo informava di essere a Reggio Emilia. Poiché doveva dunque andare in città, gli diceva che sarebbe passato a prenderlo, concordando come luogo dell'incontro il parcheggio dell'ACI. Ciò avveniva dopo mezz'ora circa e il picciafuoco rimaneva in compagnia del Bellini tutta la mattinata. Alle ore 13 circa il Bellini
gli offriva un pranzo presso il ristorante Capriolo di proprietà della moglie, e poi alle 14.30 lo accompagnava in stazione. Ma già riferito a Pellini, questo, sono 5 ore di tempo. Interferisce mentre stiamo facendo una per... Quando finirà l'avvocato farà chiedo, la contestazione, ci queste, vuole un modus. In queste 5 ore di chiedo, in queste 5 ore di tempo, di che cosa hanno parlato? Allora, perché in 5 ore di cose se ne dicono tanto. Ci sono obiezioni a che si ponga questa domanda? No, prima di tutto va sottolineato che si è presentato spontaneamente Bellini alla questura. Siccome fino adesso è stato detto che non si era presentato Bellini spontaneamente, ma si è presentato spontaneamente Bellini alla questura per riferire l'episodio dell'incontro con Picciafuoco, quindi questo sembra la cosa più importante da sottolineare. Dopo, su tutto l'altro, già l'ha riferito Bellini, Presidente. Allora, avvocato, benissimo, prendo atto del suo rilievo. Io chiedo a Bellini di specificare, a parte la diffidenza, che lei dirà che non era affatto diffidente e che potrebbe essere una soggettiva interpretazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria, per cui la domanda non gliela faccio, però le faccio la domanda su cosa ha fatto con Picciafuoco dalle 9.30 alle 14.30. Di cosa avete parlato? Guardi, di cosa abbiamo parlato io non mi ricordo assolutamente, non mi ricordo assolutamente o meno, anche perché non è che siamo stati in macchina le ore che dicono loro. Lui a che ora sia salito in automobile con mia sorella non lo so, perché non mi ricordo neanche l'orario in cui lui è sero, lui in cui ha chiamato mia sorella, la quale poi ha chiamato me. Bene. Poi c'è un fatto che io mi ricordo che lo portai con me all'autosalone, siccome avevo fatto bruciare l'automobile qualche il giorno prima o due giorni prima, adesso non ricordo, la Fiat Tipo che era stata usata, vabbè, per un fatto delittuoso particolare. E andai dalla ditta della Fiat che si chiamava... No, Bellini, non divaghi, no, la domanda, perdone, cosa avete fatto, cosa vi siete detti? Siamo andati alla Sacca e lì almeno un'oretta e mezza o due sono stato per scegliere l'autovettura che ho acquistato poi due giorni dopo, o tre, o in quell'occasione gli ho dato l'anticipo, adesso non mi ricordo. Bene, ed è arrivato l'orario di pranzo e siamo andati... Ma Picciafuoco stava con lei? Sì, Picciafuoco era con me, certamente. Io ho portato mia sorella. Allora, mia sorella è andata a prendere Picciafuoco. Innanzitutto, non è come dice il rapporto, è completamente diverso. Io sono andato in polizia a dire cos'era successo. Io, non altro. Poi, mia sorella riceve la telefonata del signor Picciafuoco, il quale dice di essere un amico di collegio. Mia sorella mi chiama, mi dice, dico guarda, vieni a prendere, anzi, vai a prendere tu questo signore. Difatti mi dicono che aveva i capelli lunghi, io non avevo i capelli lunghi ce l'aveva mia sorella, hanno sbagliato, l'hanno vista da dietro pensando che fosse un uomo, invece era mia sorella. E dove eravamo rimasti? Sì, grazie. Mia sorella è andata a prenderlo, l'ha portato da me, naturalmente non mi ricordo se era il Capriolo, se ho preso io l'autobus dal Capriolo, dall'Albinea arrivare al Capriolo, forse mi sono fatto portare all'Albinea dove abitavo, non me lo ricordo onestamente. Ho riportato mia sorella a casa, siamo andati all'autosalone ed è arrivato l'orario di pranzo. Naturalmente nell'orario di pranzo è successo quello che ho già spiegato l'altra volta e questa quindi volta. Quindi non vi siete detti niente? No, di particolare niente, signor Presidente, niente di particolare. Va bene. Oppure io non ricordo, comunque non va ricordo. Va bene così, basta, a questo punto possiamo concludere, dichiarare chiuso il confronto. Se ne può andare, Picciafuoco. Presidente, posso togliere questa? Sì, dai. Va bene, lei è tranquillo, va bene. Ecco, va bene, quindi lei ha fatto il tampone stamattina e quindi siamo a posto. Va bene. Quindi, guardi, signor Virgilio Guerra, io so di averla disturbata, insomma, di averle fatto affrontare questo viaggio faticoso. E tuttavia, lei ha reso la volta qui da noi due verbali lunghi, rileggendo i quali uno si fa venire delle curiosità ulteriori. Purtroppo lei è una miniera di informazioni e quindi più ne dice più stimola l'interesse di chi l'ascolta. Anche perché poi dobbiamo fare degli accertamenti
di una certa gravosità e tutte le fonti vanno sondate fino in fondo, tutto quello che possono offrire fino in fondo. Nel suo caso c'è questa sua scelta di dire quello che secondo una linea che ha adottato e ha mantenuto coerentemente negli anni. Sì, le riprese video, lei le non mi ricordo se lei... Sì. Non c'è nessun problema. Sì, non c'è problema. Questa linea che lei ha mantenuto nel corso degli anni, chiaramente noi saremmo interessati a quello che lei non dice, ma chiaramente è il suo diritto che lei ha pagato con 42 anni di carcere. Insomma, lei sa bene che credo che lei sia l'unico che è rimasto in carcere. Sì, credo anch'io. È rimasto. Quindi, da questo punto di vista, la sua coerenza è indiscutibile, la sua dignità pure. E quindi nulla da dire. Allora, venendo un po' alle tante cose che lei ha detto e che noi cerchiamo un po' di chiarire, di approfondire nei limiti del possibile delle sue disponibilità. Innanzitutto, ecco, io vorrei chiederle questo. Lei ha un'idea di quanti verbali, di quanti interrogatori è stato sottoposto, esami? Così, giusto per... In tutti questi anni? In tutti questi anni. Credo tante. Via... Un numero approssimativo no. Ci arriva a 100? Non sono in grado di dirlo. Non è in grado. Sta di fatto che le sue dichiarazioni sono comunque, sostengono una pluralità di sentenze, di giudizi, di decisioni irrevocabili. Lei può citare alcune delle sentenze, se l'ha letta, se lo sa, in cui le sue deposizioni sono risultate... valorizzate, importanti rispetto... Guarda, non ho mai potuto leggere, diciamo, dei documenti, delle sentenze passate in giudicato, mi è capitato qualche cosa, ma non potrei dire. Senta, quale lei comunque, quanti... certo, io allora le leggo una citazione da un suo verbale, insomma, quello reso al giudice istruttore di Bologna, è citato in un libro che abbiamo acquisito, in un volume. E le chiedo solo se la conferma così come è scritto. Tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia a partire dal 69 appartengono a un'unica matrice organizzativa. Puntini. Le direttive partono da apparati inseriti nelle istituzioni. Puntini. Si tratta del gruppo che dette vita o aderì successivamente al centro studio Ordine Nuovo di Pino Rauti. Tale gruppo è il suo baricentro nel Veneto, ma naturalmente agito anche a Roma e a Milano. Sì. Questo è stato reso al giudice istruttore Leonardo Grassi niente meno che il 9 agosto 84. Sì, confermo. Inchiesta Italicus bis. Senta, rispetto a questa cosa, poi ne parliamo anche più avanti, lei dice tutte le stragi. Ci mette dentro anche Bologna? Sì. Ci mette dentro anche Bologna? Esatto, ci metto dentro anche Bologna. E però dice Ordine Nuovo. Guardi, mi scusi Presidente. Siamo nell'84. In quel periodo io parlavo di Ordine Nuovo. Vogliamo aggiornare questa non lo frase? Non lo so se le risulta, ma in un interrogatorio precedente qui a Bologna, il 6 e il 7 agosto, contestualmente Silvi distruggeva qualche centinaio di documenti classificati che per il periodo 1956-1960 riguardavano Pino Rauti e Ordine Nuovo. Il SIM ha provveduto a distruggerle per evitare, diciamo, che qualcuno potesse anche richiedere il futuro, no? Sì, però quello che io le chiedo di chiarire, siccome lei poi ha fatto, adesso ne parliamo, dei riferimenti anche al ruolo di Delle Chiaie e di Avanguardia Nazionale, sì, anche rispetto a questi temi, insomma, anche la ai contatti con i servizi. Ecco, se lei nell'84 lei Avanguardia Nazionale non la citava perché non doveva citarla? Non la citavo perché in quel periodo, e per un certo periodo di tempo ancora, va bene, consideravo Stefano Delle Chiaie Avanguardia Nazionale, non compromessi con lo stracismo.
e con gli apparati dello Stato, cioè con la divisione affari riservati. Quindi questa affermazione è relativa a quel periodo, dopodiché ci sono le altre che lei ha fatto in corso. Esatto, in quel periodo io mi limitavo a porre l'attenzione su Ordine Nuovo e i suoi rapporti con gli apparati dello Stato. Senta, le sue... Lei va in carcere nell'80, 79, 80 mi pare? 79. 79. Quindi le sue conoscenze dirette finiscono lì. Sì. Dopodiché ci sono delle conoscenze di che tipo? Indiretto? Beh, il carcere non è impermeabile. No, certamente. Le notizie vanno e vengono anche da carcere. Quindi le informazioni successive che lei riceve sono osservazioni, informazioni che lei riceve da colloqui diretti personali o anche da lettura di documenti? Da notizie filtrate che filtrano dall'esterno o anche da qualche colloquio personale come con le Daminette che ho incontrato a colloquio nel carcere di Bibbia e nel carcere di Massa. Quindi tutte le sue informazioni sono informazioni frutto di colloqui? È frutto di colloqui anche con persone che sono state detenute dopo di me. Oltre che dalla lettura degli atti alla... Sì, vabbè, reinterpretazione quello, dei fatti. Quello poi rientrava nel campo delle mie ricerche storiche. Ecco, a questo proposito, lei ha scritto dei volumi, dei libri. Ma guardi, io ho scritto Ergastolo per la libertà, sì. La strategia del depistaggio, Stato d'emergenza, Camera di addio e poi una cronologia del conflitto medio orientale dai primi dell'Ottocento fino al 2009. In questi volumi lei sostanzialmente riproduce le tesi che espone nelle dichiarazioni testimoniali. Sì, Ergastolo per libertà è una specie di autobiografia politica, la strategia del depistaggio è un esame delle ordinanze fatte dal giudice istruttore Felice Castone a Venezia, che io non condivido ovviamente, e gli altri sono cose come camerate a Dio, nel senso però di specificare a quali camerate mi riferisco. Mi riferisco ai camerate degli apparati dello Stato. Okay. Al loro servizio, via. Stato d'emergenza. Può riassumere le tesi di questi libri, sostanzialmente? Guardi, le tesi precedenti è semplice. Io affermo che l'estrema destra italiana, che si è formata dopo la fine della guerra, a partire dal 1948-49, è stata cooptata nei servizi di sicurezza dello Stato per la sua volontà e capacità di combattere il comunismo. La coincidenza di propositi e di fini. La coincidenza di propositi? Di propositi e di fini. E di fini. Tra lo Stato, i suoi partiti politici anticomunisti, Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Monarchico, e i suoi apparati militari di sicurezza, hanno fatto sì che si sia creato un rapporto simbiotico. E questo è continuato fino a tutti gli anni 70. Per questa ragione io nego che sia esistito un'eversione nera. Non c'è stato mai nessun attacco allo Stato da parte dell'estrema destra. Mai. C'è stato l'intervento dell'estrema destra in operazioni clandestine, in operazioni occulte, in operazioni che comunque devono favorire l'avvento in Italia di una democrazia autoritaria. Quindi a favore dello Stato, non contro di esso. Quindi da qui la frase, tutte le stragi sono stragi. Sì, ma non c'è episodio in Italia di strage in cui non siano coinvolti uomini. Che non sia quella la matrice. Che non sia quella la matrice, insomma. Che non sia quella la matrice. Guardi, sono tutti. La logica delle stragi è una sola. I collegamenti di tutti gli imputati per strage, va bene, con i servizi segreti, credo che siano provati da Piazza Fontana in avanti. Sì. Senta, sempre con riferimento a questi studi, a queste sue pubblicazioni. Lei dà un contributo interpretativo sulla strage del 2 agosto in queste sue pubblicazioni? Io parlo della strage del 2 agosto come appunto un evento che si prosegue i precedenti, non è un caso a parte.
non è un caso a parte. Io collego gli attentati, c'è stato diciamo una ripresa della strategia della tensione dal 1977-78. I metodi sono quelli, infiltrazione a sinistra, attentati rivendicati con sigle e volantini di sinistra, con linguaggio di sinistra. C'è una ripresa di attentati che devono concludersi con una strage a Roma nella primavera del 79 in Piazza Indipendenza, e c'è una ripresa di attentati stragisti nel luglio del 1980, perché io non ritengo che la mancata strage di Milano del 30 luglio 1980 non abbia nulla a che fare con la strage di Bologna. Io affermo che i due sono collegati. Unica la matrice, unici gruppi, non a caso, da Milano vengono da Roma, da Bologna vengono da Roma, non credo che sia una coincidenza. Quindi una ripresa di attentati stragisti in cui però, per quanto riguarda Bologna, subentra una variabile, che è Ustica. Beh, questo l'ha detto, ora ne parliamo, la sua ipotesi non è, secondo me, incompatibile con la tesi principale che viene dibattuta in questo processo, però è un contributo che lei dà e ne prendiamo atto. Non se ne è parlato indubbiamente, però prendiamo atto. Ecco, in generale però vorrei capire, fino al 1979 lei ha fonti dirette perché è libero, sì, esatto. Cosa fa in quel periodo di 78-79? Ah, io ero 78, fino al 79, primi di febbraio ero in Argentina, sono tornato in Italia, in Europa il 5 febbraio del 79. È stato arrestato quando? Il 12 settembre del 79. Il 12 settembre del 79. Quindi fino a quella data fonti dirette, informazioni dirette, sì. Conoscenze dirette. Poi c'è appunto quel periodo lì, però lei mette in prosecuzione la realtà del 79 con quello che accade poi nell'80. Esatto. Quindi ci sono già tutti i presupposti, tutti i prodromi, se c'è, lei li aveva già verificati. Se c'è una ripresa degli attentati, io a Roma, ero a Roma, ero libero quando ci sono stati gli attentati del 79. E cosa sa sugli attentati del 79 a Roma? So che praticamente provenivano da un ambiente di destra che usava volantini di sinistra, un linguaggio di sinistra, tipico della strategia della tensione. Quindi questo praticamente è un fatto certo. E a luglio del 1980 c'è una ripresa. A luglio però, non prima. A luglio. Sì. Senta, ripercorriamo le sue deposizioni precedenti e andiamo con ordine. Cercherò di sintetizzare, insomma, magari non le chiedo tutto, le cose più importanti. Lei parla di una proposta che le viene fatta da parte del dottor Maggi, Marco Maria Maggi, di uccidere Rumor. Bon. Rumor, il primo, sì. Il presidente del Consiglio. Sì. Era il 73, mi pare. No, era il 71. Il 71, ecco, il 71, ancora più importante. Le disse qual era la motivazione politica dell'omicidio? Mi pare che forse no, l'ha già detto. Mi disse genericamente che era l'inizio di una campagna politica che comprendeva appunto anche l'esecuzione di determinati uomini politici, cominciando con Benigno Rumor. Motivazione alla quale io ovviamente non ho creduto. Lei pensa che potesse essere legato al mancato proclamazione dello stato di emergenza? Sicuramente è legata a due fattori. Uno, il fatto che Mariano Rumor, come Presidente del Consiglio, non abbia proclamato lo stato di emergenza, abbia cioè vietato le manifestazioni pubbliche a Roma il 14 dicembre 1969. Vietando quella manifestazione, Mariano Rumor ha potuto non proclamare lo stato d'emergenza. E questo, diciamo, è qualcosa che evidentemente ha fatto saltare tutti i piani. Perché erano quegli incidenti a Roma del 14 dicembre 1969 che avrebbero dovuto dare a Rumor lo spunto per proclamare lo stato d'emergenza. Quindi questo non l'ha fatto. Il secondo punto è mancata l'impunità giudiziaria
ai personaggi che hanno partecipato alla tragedia di Solfatara. Nel 71. La proposta è fatta da Mancia. Nella seconda metà del luglio del 71 coincide con la scarcerazione di Freda Ventura, che erano state arrestate nell'aprile del 71 e erano state scarcerate a metà luglio più o meno del 71. Quello era l'arresto per detenzione di armi ed esplosivo. Ma era l'inizio, diciamo, della cosiddetta pista nera seguita dal giudice istruttore stesso. E strano caso, la proposta di eliminare il rumor viene dopo questo fatto qua. Ecco quindi i due fatti che collegano. Le fece intendere o le disse Maggi che era una decisione a che livello, insomma? No, non mi disse che c'era una decisione a un certo livello. Mi disse a un certo punto, vedendomi esitante, che non avrei avuto problemi con la scorta di rumor. Sì, poi lei spiega bene come interpretò. Non le faccio altre domande. Va bene. Me la vuole? Esploriamo la figura di Maggi. Maggi era un esecutore di ordine. Era? Era un esecutore di ordine. Era un esecutore. Maggi era un subalterno di Pino Raut, nel quale credeva fermamente. Va bene? Ed era un subalterno di Paolo Signorella. Questi erano i due capi, diciamo, sovraordinati a Carlo Maria Maggi. Senta, in quali, lei ha saputo in quali stragi, ora Maggi è stato condannato per Brescia definitivamente, sì. Ma in quali altri episodi che lei sappia poteva essere coinvolto? Lei fa domande alle quali io non ho mai dato su Piazza Fontana c'è una montagna una di... risposta specifica. Io ho sempre detto che l'area stragista italiana principalmente, sì, ma d'accordo, non esclusivamente, è Ordine Nuovo, è inserita in Ordine Nuovo. No, invece è importante, interessante la vicenda che lei racconta della proposta, la precisi, di far saltare l'area di servizio di Bologna, Cantagallo. Esatto, sì, quella me la fece Maggi, dopo che l'ammirante non era stato servito, sì. Va bene, aggiungendoci al fatto, tanto non se la prendono con noi, se la prendono con i missili, a che gli ho risposto Maggi, io non faccio il macellaio. Certo. Ma aveva intenzione di colpire specificamente Bologna? C'era questa idea Bologna? Era l'autogrill. Era per l'autogrill. Però, certo. Però è chiaro che una bomba in un autogrill che non chiude mai, si prevede che ci siano morte e ferite. Certo. E da qui il mio rifiuto. Ma era solo perché avevano fatto lo sgarbo da almirante? Sì, ufficialmente. Perché era il pretesto. Bologna che aveva fatto lo sgarbo da almirante? No, era il pretesto. Lo scarpa d'almirante era il pretesto per fare questo attentato a questo autocrero. Quindi lui non si poneva il problema che sarebbe stata accusata la destra poi di questa, No, diceva che a noi non doveva interessare perché erano accusati i missili e non certo quelli di Ordine Nuovo. Quindi in qualche modo questo tipo di strategia era una strategia che lei attribuisce, come dire, non necessariamente per scaricare responsabilità sulla sinistra, ma anche sulla estrema destra, in modo da riequilibrare. Ci sono due fasi. Una fase porta tutti attentati fatti da destra, ma firmati a sinistra. Poi a un certo punto, avvalorando la tesi degli opposti estremismi, tanto cara alla Rivoluzione Cristiana, ma anche a Umberto Federico D'Amato, si cominciano a fare attentati rivendicati apertamente, anche con volantini deliranti, tipo Viva Dachau, spastiche, di estrema destra, avvalorando la tesi degli opposti estremismi. Partiamo dal 1973 e arriviamo fino al 1974. Erano tutte persone che a un certo punto erano inserite in determinati progetti colpistici, diciamo, a quelli che fecero capo a Carlo Fumagalli. Carlo Fumagalli ha detto esplicitamente: attenti che quando succede poi è meglio che scappate perché tocca pure a voi, perché il colpo che sognava Carlo Fumagalli, per il quale lavorava con Fumagalli, era un colpo di centro, non certo un colpo fascista o di estrema destra. Quindi sì. Senta, lei parla dell'arruolamento di Delfo Zorzi nei servizi segreti a partire, esatto, dal 67. Esatto. Ne ha parlato, la Procura Generale si era riservata
una specifica produzione, non so se è stata fatta, su questa vicenda, e anche sulla vicenda dell'arresto per detenzione di esplosivi di Delfo Zorzi. Comunque, ci vuole dire appunto i legami del Delfo Zorzi con esponenti dei servizi? Ve ne parla a pagina 95. Guarda, in particolare i rapporti con D'Amato. Delfo Zorzi, quando ho saputo... E con gli altri. Io la prima volta che ho saputo i rapporti di Zorzi col ministro degli interni è stato nel corso di una visita a casa sua, eravamo io, Cesare Turco e lui. A un certo punto Turco mi indica Delfo e mi dice lui è in rapporti con un altissimo funzionario del ministro degli interni. A che rispondo mi fa piacere per lui e chiudo il discorso, perché ovviamente non era cosa che mi poteva piacere. Poi ne ho parlato con Turco, il quale Turco invece si era già affiancato a Zorzi sulla strada, diciamo, della collaborazione con i servizi, però io me ne sono accorto tempo dopo. E Turco a un certo punto cercò anche, mi descrisse anche il funzionario, diciamo, quello di questo funzionario del Ministero degli Interni, raccontandomi anche l'episodio che una volta si era dimesso dalla polizia, aveva fatto lo sceneggiatore di film, che era una personalità, diciamo, eccezionale. Io questo episodio l'ho ritrovato pari pari in Meno e Dossier, il libro scritto, esatto, da Umberto Federico. Questa domanda le volevo fare. Quindi in che senso ha avuto conferma dei rapporti? Quindi l'altissimo funzionario, il libro. L'altissimo funzionario del Ministero degli Interni non era tanto il prefetto San Paolo e Pagnocchi Antonio, come accertato dall'indagine fatta a Venezia, era proprio Umberto Federico D'Amato. Come le risulta dal libro? Come fa a collegarlo? Ho legato i due episodi. Cioè l'episodio che mi diceva Turco, mi ha raccontato Turco, nel 72-73, nel 73, coincideva con quello che scriveva di se stesso, di se medesimo, Umberto Federico D'Amato. Ho capito. Che diceva che infatti si aveva rassegnato a un certo punto le dimissioni dalla polizia, era andata a Firenze e si era messo a scrivere sceneggiatore di film, come faceva Cesare Turco a saperlo. Senta, può dire in sintesi, poi avremo altre fonti, ma insomma tutto ciò che lei ha appurato sul conto del prefetto D'Amato, sui rapporti di quest'ultimo con le persone di destra? Beh, guarda, è una domanda enorme, lo so. Servirebbero in sintesi. Servirebbero ore per rispondere. Infatti abbiamo acquisito un volume che tratta una storia di D'Amato, insomma, molto dettagliata. Comunque, però ci interessa la fonte diretta, oltre che quella degli studiosi e degli storici. No, ma la fonte, guardi, io già le sto parlando del rapporto del Zorzi D'Amato. D'Amato, quando viene in corte d'assise a Venezia, forse no, non si è accorto di quello che stava dicendo, non l'ha valutato bene, si è ricordato perfettamente di uno studente conosciuto nel 1971, cioè 16 anni prima, di nome Delfo Zorzi, nell'ufficio di San Paolo e Pignocchi Antonio. Sai, una personalità come D'Amato, che si ricordi di uno studente conosciuto 16 anni prima, in maniera così nitida, è alquanto singolare, eh? Inoltre, quello che il Ministero dell'Interno aveva taciuto alla Corte d'Assise di Venezia era che il prefetto San Paolo e Pignocchi Antonio in realtà era ancora abilitato a trattare fonti informative. Non solo aveva fatto parte della divisione affari riservati, ma anche come capo ufficio stampa del Viminale era autorizzato a trattare fonti informative. Questo è il Ministero dell'Interno, alla Corte d'Assise di Venezia l'ha taciuto. Sì. Senta, lei ancora nel 69 dice che lei riteneva ancora Ordine Nuovo un gruppo nuovo e pulito. Nel 69 ancora. Sì, ma i dubbi su Ordine Nuovo vengono dalla proposta di Maggi. La proposta di Maggi. Lei poi ha detto, a proposito dell'episodio di Barcellona, quali erano gli ordini rauti e signorelli ai quali Maggi avrebbe obbedito? Quello di dire che Stefano Del Chiaio era un confidente del Ministro dell'Interno. Non l'ho capito? Quello di dire che Stefano Del Chiaio era un confidente del Ministro dell'Interno.
Ecco, ecco, questa è una cosa molto importante, perché poi in tutte queste cose quello che si nota è comunque il conflitto fra Ordine Nuovo e Alleanza Nazionale, fra gli affari riservati e i servizi militari. Guarda, è un conflitto solo apparente, perché in realtà a livello di vertice sono sempre andati d'accordo. Nonostante questa affermazione di Manci, infatti in mia presenza Stefano Delle Chiaie, Stefano ha mantenuto sempre un buon rapporto con Paolo Signorella, quindi evidentemente avevo una ragione per diffondere questa voce, che poi non so a quale. Io penso che c'erano, diciamo, dei contrasti per quanto si riferiva a dicembre 1969. Lei la volta scorsa ha fatto un'affermazione dal quale si evince, insomma, che gli uomini del... Ecco, gliela faccio. Lei dice: c'è un fatto ben preciso, mi assumo la responsabilità dell'attentato di Petriano, perché ovviamente non credo si possa iniziare una battaglia di verità tacendo su ciò che si è fatto. Come ho avuto modo di ripetere, lo stragismo, il massacro dei civili, va bene, è un intercalare. Lo stragismo e il massacro dei civili appartiene allo Stato. Io sì, ho ucciso, ma uomini militari in un posto isolatissimo. Io non posso, non ho mai tentato, ho sempre disprezzato chi ha ucciso nelle stazioni, nelle piazze, sui treni. Esatto. Mai fatto e mai nemmeno ipotizzato un fatto del genere. Quindi la distinzione è netta: chi ha operato per lo Stato ha colpito nel mucchio, anche perché gli intendimenti erano ben diversi. Io ho colpito lo Stato nelle persone dei suoi rappresentanti in divisa, quindi la divaricazione è totale. Quindi questa affermazione sottende appunto quello che lei poi ha detto all'inizio, che tutti i neri sono stati strumentalizzati dagli uomini dello Stato. Presidente, io lo affermo ancora. E perché si sarebbero prestati? Per tutto l'ha anche detto. Ma insomma. Io lo affermo ancora. In Italia non è mai esistita una versione nera. Chiamiamola come volete, ma non è una versione ideologicamente definibile. Perché se ideologicamente è definibile come anticomunista. Ma in realtà l'estrema destra in Italia ha lavorato per lo Stato. Convinta ovviamente, poi alla fine, nelle figure dei suoi rappresentanti, di avere una gratifica, chiaro. Non si aspettavano certo di essere emarginati. Lavoravano con la strategia dettata da Pino Rugguardi nel luglio del 1946 per favorire la borghesia italiana. Come si favorisce la borghesia italiana, diceva Rugguardi, bisogna mettersi al servizio della borghesia per riconquistarne il favore, distinguendosi nella battaglia contro il comunismo. Questo hanno detto nel luglio del 1946 Pino Rugguardi, che allora era la figura, diciamo, più prestigiosa rimasta fra i redditi della Repubblica Sociale Italiana, e questo hanno fatto per tutto il dopoguerra. Sì. Lei... Quando Stefano Delle Chiaie mi dice, si vanta, scusa un attimo, che Fanfani si opponeva allo scioglimento di Avanguardia Nazionale, qualcosa significherà. Ed infatti lei poi ha detto pure, adesso devi confermare, di spiegare. Allora comincio praticamente a pensare, non era vero fosse solo Ordine Nuovo, ma che lo fosse anche Alleanza Avanguardia Nazionale. Spieghi com'è possibile, lei comincia a sospettare delle chiavi nel momento in cui costui viene arrestato a Caracas dall'ammiraglio Martini. In che senso delle chiavi viene usato dai servizi per smentirla, su cosa e perché? L'arresto di Stefano Delle Chiaie è richiesto... rivendicata, e la richiesta dell'ammiraglio Martini lui l'ha rivendicata più volte pubblicamente anche nel suo libro, di arrestare Stefano Delle Chiaie. Esattamente, doveva venire a contraddire lei? Esattamente il giorno in cui inizia il processo di Petriano, ha uno scopo ben preciso. Uno, far rispondere a Stefano Delle Chiaie di quello che lo ritengono sia almeno una buona parte del mio patrimonio conoscitivo. Due, la certezza che prima o poi Stefano Delle Chiaie sarà obbligato a smentirmi, cosa che Stefano per un certo periodo non ha fatto. Non fa, non lo può fare. Ci sono legami umani, ma ci sono anche, dice, anche un discorso di difesa sua personale, di Avanguardia da parte mia,
questo blocca. Poi alla fine inizia e sa fare esattamente quello che l'ammiraglio Martini era certo che avrebbe fatto. Mentirmi. Sì, infatti anche oggi è noto, insomma, sappiamo che Avanguardia Nazionale, i reduci di Avanguardia Nazionale rivendicano estraneità, purezza di intenti, innocenza, tanto da essere stati assolti da tutte le accuse. Lei cosa può dire? mi scusi del sorriso, sa. Ma c'è un fatto, vedete, c'è un qualcosa di strano per quanto riguarda l'Avanguardia Nazionale. Su questa organizzazione dei suoi uomini, la magistratura italiana, bilanese, romana e calabrese non è mai riuscita a fare indagine. Io le dico una sola cosa, l'ho scritto nei miei libri, l'ho scritto nei miei articoli. Per quanto riguarda Piazza Fontana, c'è l'episodio, semplicemente abbia preso incredibile, dei fratelli Bruno e Serafino Di Luglia. Bruno e Serafino Di Luglia, dopo gli attentati del 12 dicembre, scappano in Germania. Dopo, uno di loro fa un'intervista a Serafino Di Luglia, fa un'intervista a Quella della Sera, che viene pubblicata il 5 febbraio, dove dice che Merlino era stato mandato frenatici dallo stesso che aveva richiesto la fissione dei manifesti cinesi. Cade nel dimenticatoio. Nel marzo del 1970, però, i due fratelli, Bruno e Serafino Di Luglia, tramite un amico rimasto ignoto, contattano il questore di Bolzano e gli chiedono, che gli dicono di voler parlare con un funzionario degli affari riservati degli attentati dell'agosto 8-9 agosto 1969 e degli attentati del 12 dicembre a Milano e a Roma. In cambio chiedono garanzie per il loro rientro in Italia, che non verranno. Il questore informa la divisione affari riservati, li incontra nell'aprile del 1970 Silvano Russomanno. Di cosa hanno parlato, ovviamente, non c'è mai stata traccia. Però io dico semplicemente questo. È mai possibile che non c'è stato mai un magistrato italiano che abbia sentito il bisogno di ascoltare come testimoni Bruno e Serafino Di Luglia per farsi dire quello che hanno detto a Russomanno sugli attentati del 13 e su quello del 12 dicembre a Milano e Roma? Presidente, nessuno li ha mai interrogati. Nessuno li ha mai interrogati. Lei questa fonte da dove la ricava? No, questa è una fonte storica, una fonte che ho ricavo praticamente dalle mie letture. Io certo. Ho conosciuto Serafino, ho conoscuto Bruno Di Luglia, ovviamente anche con Bruno Di Luglia eravamo pure amici. Non me l'hanno raccontato loro. L'ho trovata, l'ho approfondita, mi sono chiesto per quale motivo. Però giusto per correggere le regole del processo dobbiamo... Sì, prima... Allora, qual è la fonte storica? Non ricordo ora il libro o l'articolo su quella rivista, su quella l'ho letto, Presidente. Comunque è una fonte storica, non è una fonte personale, nessuno mi ha detto questa storia. L'ho trovata. Però a sua volta questa fonte da qualche parte l'ha ricavata l'informazione. Sì, ma poi, guardi che l'intervista di Serafino Di Luglia si trova ancora oggi su Quello della Sera, è stata pubblicata. Il rapporto del questore di Bolzano è pure noto. Quello che non è noto è il contenuto del colloquio fra Russomanno di Luglia. Quindi la prima parte è acclarata, è pacifica. Esatto, anche con il rapporto del questore di Bolzano. Solo che questi fatti qui non sono mai stati. Dopodiché i Di Luglia non hanno più detto niente. No, i Di Luglia sono rientrati in Italia dove nessuno li ha più disturbati. Questo era quello che loro chiedevano alle affari riservate e questo hanno ottenuto. Ma nonostante, ripeto, che siano fatti note, nessun magistrato li ha mai interrogati. Io ho chiesto esplicitamente nei miei articoli che fossero ascoltati come testimoni. Per me al momento sono testimoni, ma qualcuno li poteva ascoltare. No. Neanche Salvini li ha sentiti? No.
Quindi no, nessun magistrato avanguardia nazionale, diciamo. Oggi dai, Tegel può dire avanguardia nazionale, non c'entra avanguardia nazionale, è stata assolta, ma la verità è che nessuno ha mai indicato veramente sul conto di avanguardia nazionale. Va bene. Lei attribuisce la riapertura delle indagini su Peteano a una manovra piduista per screditare Almirante che riguarda... ecco, chi riguardava quell'indagine e come si concluse la riapertura delle indagini come manovra piduista? Nel momento in cui il generale Santovito manda una di Venezia le note informative, siamo dopo la sua condanna irrevocabile o comunque parallelamente al processo che riguardava lei? No, io sono in Argentina e lei è fuori. Però ci sono le elezioni anticipate del 5 febbraio 1979. Sì. A quel punto il generale Santovito, va bene, manda delle note informative. Lei era indagato comunque già quel no, tempo? No, assolutamente. Ancora no. Manda al generale Santovito delle note informative parlando di Cicuttini come telefonista di Peteano e subito dopo, qualche mese dopo, aggiunge quelle relative ad Almirante, dicendo Almirante ha versato $35,000 a Carlo Cicuttini. Questa, qual è la fonte? Per farsi operare, queste le fonti che cita Santovito sono tutte di Democrazia Nazionale. Tutte di Democrazia Nazionale. Quindi è un'informativa che fa al giudice. Esatto, fa un'informativa al giudice, operando stranamente, perché il servizio segreto militare non lo fa mai, opera tramite carabiniere, operando in prima persona come organismo di pulizia giudiziaria. E Santovito non accusa il segretario nazionale di un partito come il Movimento Sociale Italiano, Ordine e Legalità, senza il consenso del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Ecco, chi era lo storico che omette di far riferimento a questa responsabilità per la riapertura delle indagini e l'interesse di Andreotti, che omette di far rilevare l'interesse che aveva Andreotti? E a un certo punto nel verbale fa riferimento a uno storico che omette di chiarire questo interesse. Parlo di Giuseppe Parlato. Giuseppe Parlato. Giuseppe Parlato. Ha scritto un libro su Democrazia Nazionale. Chi era Giuseppe Parlato? È uno storico. Legato all'area? Si occupa della destra, quello diciamo del suo campo di attività. Quindi è uno storico che ha preferito mettere questa parte qui del suo libro su Democrazia Nazionale. Parlato lo mette. Okay. Lei ti dà una spiegazione di questa missione? La spiegazione è che non si può ancora dire. Quando è questo libro? Perché si fa diversi anni fa. È chiaro che chi ha preteso che sia stata fatta verità e si è iniziata un'inchiesta che ha portato alla verità su Peteano, non ha alcun interesse a dire che l'azione è partita dalla Loggia P2. Si pone in contraddizione con tutto quello che dicono sulla Loggia P2, in teoria. In realtà praticamente rientra nella logica di un'operazione che vede la riapertura di un'inchiesta per colpire Giorgio Almirante e il Movimento Sociale Italiano, portando voti a Democrazia Nazionale e a Mario Tedeschi. E subito dopo, bloccare, deviare le indagini per non arrivare al conseguimento di qualsiasi verità. Questo è il gioco che ha fatto la Loggia P2, le ripeto, Giulio Andreotti, Licio Celli, Mario Tedeschi, Giuseppe Santovito, per quanto riguarda l'Argentina, l'ammiraglia di Novassera. Senta, perché Tedeschi finanziava? Lei dice che Tedeschi finanziava Avanguardia Nazionale. Come lo sa e come lo può? Questo lo so da parte di Stefano, che ne abbiamo parlato, che me lo Tedeschi. E qual era la logica e lo scopo? La logica di un'attività politica che veniva praticamente finanziata. Perché Avanguardia c'è una caratteristica. Viene presentata sempre come un'organizzazione estremista. Ma Avanguardia è sempre stata a servizio di personaggi moderati della destra, Ernesto De Marzio, Mario Tedeschi, Junio Valerio Borghese. Questi personaggi non sono mai stati degli estremisti, questi non sono sempre stati dei moderati. L'Avanguardia Nazionale è stata sempre da questa parte.
e i rapporti con Mario Tedeschi, perché in quel periodo l'attività politica che svolgeva Avanguardia Nazionale incontrava il favore di Mario Tedeschi, che finanziava l'organizzazione con 300.000 lire al mese. E tuttavia, non so se lo sa, in questo processo si parla di Tedeschi come di D'Amato, come uno dei mandanti organizzatori della strage di Bologna. Quindi, Presidente, Mario Tedeschi è stato sempre un uomo di apparato. Mario Tedeschi è stato confidente della Questura di Roma fin dall'inizio del dopoguerra. Io ricordo bene che quando venne coinvolto marginalmente in un'inchiesta sulle FAM a Torino, lui venne difeso personalmente da Questore di Roma Saverio Polito. Saverio Polito personalmente scagionò Mario Tedeschi di ogni responsabilità. È un uomo che ha sempre lavorato per apparati dello Stato. Cioè, quindi è sempre lo stesso discorso, questo gruppo centrale di moderati autoritari che non disdegnano però, proprio per affermare, squilibrare, per riequilibrare, anche eventualmente... Purtroppo siamo nella patria di Machiavelli, Presidente. Il fine giustifica i mezzi. Ci sono ambienti che sono giunti alla conclusione che magari 500 o 600 morti potevano risparmiarne molto di più. Cioè, una strage per evitare che cosa? Un colpo di evitare, strada, evitare uno scontro armato, ad esempio, con i militanti del Partito Comunista, un'insurrezione, una rivolta. La logica è una logica difensiva, non è una logica offensiva. E nello stesso tempo, va bene, prendiamo ad esempio non la Spagna o la Grecia, come purtroppo ancora oggi i giornalisti e qualche storico insistono. L'esempio era la Germania federale, una democrazia autoritaria che aveva posto fuori legge il Partito Comunista. In fondo questo chiedevano. I cosiddetti estremisti, questo chiedevano. Una democrazia autoritaria in grado di sciogliere e mettere fuori legge il Partito Comunista. Cosa? Bene. Allora, nella sua testimonianza non è molto chiaro chi era quella che ha reso allora. Chi era il cosiddetto direttore dell'ufficio bombe, e che ruolo avesse in questo ufficio Mario Tedeschi? Vuole dire perché nel suo ambiente l'ufficio riservato era così definito, e fino a quando, dalle informazioni in suo possesso, questo ufficio bombe si riferiva all'ufficio affari riservati e quindi a Federico D'Amato. Sì, però al di là della battuta ci interessa capire cosa c'è dietro la battuta. Dietro la battuta c'è, il fatto, la conoscenza purtroppo non approfondita, dell'arruolamento di molti militanti di destra a servizio della divisione affari riservati o di gruppi collegati alla divisione affari riservati. Le faccio l'esempio del Mar di Fumagalle. Il Mar di Fumagalle aveva come referente un alto funzionario del Ministero dell'Interno. Questo me l'ha detto Gaetano Orlando nel calcio di Parma nel 1990. Quando ci siamo rincontrati, lui stava scontando la pena per il sequestro Cannavale. Ci siamo rincontrati dopo gli anni della Spagna, abbiamo parlato un po', e Gaetano Orlando a un certo punto mi fa: non c'era solo un Motta nel mar, c'era anche un altro Motta al Ministero dell'Interno. Nel corso di un colloquio non investigativo, perché non ho mai fatto colloqui investigativi, con il capitano Girauto, che ho incontrato con l'autorizzazione della magistratura di Brescia, gli ho fatto presente questo fatto. Giraudo ha fatto il suo accertamento ed è risultato che in effetti al Ministero dell'Interno in quegli anni c'erano uno, due Motta, un prefetto e un questore. Quale dei due fosse stato il referente del Mar di Fumagalle non è stato possibile accertarlo. Quindi l'ufficio bombe, il signor Federico D'Amato e i suoi funzionari usavano militanti di destra
per compiere attentati dimostrativi, che poi abbiano compiuto attentati non dimostrativi, però diciamo lo scopo era questo, gli attentati alle sedi del movimento sociale italiano, certi attentati, avevano praticamente questo scopo. Cioè? Ed era lo scopo di creare uno stato di disordine, di tensione, cioè nel paese una contrapposizione fra gli estremismi che tanto favoriva poi la politica di centro della Democrazia Cristiana. Quasi che Umberto Federico D'Amato non è stato solo funzionario, è stata anche una mente politica. Quindi questa sua ricostruzione dovrebbe spiegare perché lei in qualche modo fu emarginato dall'ambiente della destra, insomma, cioè fu considerato una mina vaganda. Cioè allora, Cossiga, lei dice, la definì un folle. Esatto. Come mai alla commissione, durante la seduta della commissione parlamentare, disse un folle perché l'attentato di Petiana aveva determinato la prima inclinatura fra il SIDO, l'arma dei carabinieri e la destra, e l'estrema destra. La prima. Parliamo del 1972. Ecco, in tutto questo come mai lei venne tenuto ugualmente all'interno da Delle Chiaie e dagli altri? Insomma, come mai, visto che lei appunto aveva creato questo sconquasso, insomma, come mai lei venne tenuto dentro nell'ambiente? Non fu... No, ma io non è che venne tenuto dentro. In realtà, diciamo, i miei rapporti quando ero in Italia sono stati sporadici ancora con Maggio. Ha subito una contestazione? No. Però diciamo, c'è stato qualcos'altro, è inutile soffermarmi, qualche tentativo di procurare qualche incidente, però non so se veniva dalla parte di Ordine Loro, no, non di Venezia, forse di Trieste, o da altre parti. Comunque questo poi non è, a questo punto non ha importanza. Quando sono andato in Spagna... Però lei ha questa soggettiva sensazione, informazione, di quello che... Diciamo che una volta con un... ero molto agile, ho evitato una macchina che è partita di scatto con le targhe oscurate. Comunque per questo è un episodio comunque al quale io non do. Però ha una sua logica, ma non trovo tanta importanza. Poi non so da che parte veniva. Andando in Spagna... Io trovo che Stefano Delle Chiaie aveva sempre trattato piuttosto male sul piano umano Carlo Cicutini, perché praticamente gli rimproverava proprio l'attentato di Petriano. Quando arrivo io, ne parliamo con Stefano Delle Chiaie. E ricordo allora a questo punto un'affermazione che non era sorprendente per un uomo di destra come la Delle Chiaie. Quando mi disse, ma non hai pensato che qualcuno di quei carabinieri è un camerato? Senta, La mia risposta ovviamente è stata no. Chi si pone dalla parte dello Stato non può essere un camerato. Comunque ci siamo chiariti poi. Quindi in qualche modo, ora apro un inciso tornare sul merito, che riguarda sempre lei, riguarda lei personalmente. Cioè, è proprio questa sua posizione che la tiene in carcere, nonostante tutto il contributo che oggettivamente lei ha fatto alle indagini. Cioè, voglio Presidente. Dire, adesso si discute di ergastolo, non ergastolo, eccetera. Lei è tenuto dentro per quello che ha detto o per quello che non ha detto? No, Presidente, io ho fatto una scelta precisa. Sì, lo per so. Quanto riguarda, ma io non posso avere, non me la sentire mai, dico mai, di rivolgermi allo Stato italiano e ai suoi rappresentanti, quali essi siano, per avere un qualcosa che sembra un beneficio. Io rimango un nemico dello Stato, Presidente. Ritengo questo Stato responsabile di tutto questo. Mi sono assunto la responsabilità di ciò che ho fatto io. È vero, ho ucciso. L'ho detto. Mi sono preso questa responsabilità. Mi sono preso un ergastolo senza fare appello, certo. Senza fare richiesta alla Corte. Ve lo sto facendo. Ma lo Stato io imputo centinaia di morte, migliaia di feriti.
dipende dalla sovranità nazionale, dell'indipendenza nazionale. E questa è la sua posizione, ecco, io via, la capisco. Di conseguenza, come faccio a chiedere un beneficio? No, ma lei non deve chiedere niente, ci mancherebbe. Il problema è che uno Stato di un certo tipo, no. Vabbè, comunque, non è questo il tema. Io però, il tema è un altro. Se non è per caso il fatto che lei ha delle cose ancora non dette, e se in fondo quello che lei non dice è un po' una, stando in carcere, forse più sicuro. No. Guarda, le dirò una cosa, Presidente, e glielo dico proprio per la schietta. Va bene? Quando si fa una certa scelta, non si è sicuri fuori, ma si è ancora meno sicuri in carcere. Presidente, quello Stato italiano è uno Stato che uccide. E uccide fuori, suicida fuori e suicida dentro. Non è una questione di sicurezza personale, questo glielo posso garantire. Senta, torniamo al merito. In che senso il SID tentò la messa al suo servizio di alleanza nazionale? Avanguardia nazionale, chiedo scusa. In che modo mette sotto pressione gli aderenti al golpe borghese e quindi anche AN, Avanguardia Nazionale, che ne era parte fondamentale? Dunque, il discorso è questo. L'incontro che ci fu a novembre del 72 a Barcellona fra Stefano Delle Chiaie e Capitano La Pruna, accompagnato da Maurizio Giorgi, segnò in realtà un rapporto di collaborazione fra Avanguardia e SID. Prova ne sia che Maurizio Giorgi venne subito dopo assunto dal Giornale d'Italia come correttore di bozza e Giorgi è rimasto il tramite fra Avanguardia Nazionale e La Bruna. È chiaro che il SID aveva interesse a, diciamo, mettere un po' sotto controllo Avanguardia Nazionale, che dipendeva dalla divisione affari riservati. Il tipo, le infiltrazioni che ci sono state, ad esempio Cesare Turco cercò di infiltrarsi nell'Avanguardia Nazionale. C'è questo discorso qui, per cui a un certo punto il SID non controlla l'Avanguardia Nazionale, la vorrebbe controllare. Stabilisce un patto di collaborazione con Stefano Delle Chiaie, affidato al capitano La Bruna, che credo non abbia avuto una lunga durata. E quindi Alleanza Nazionale si mette al servizio del SID e fa anche i lavori... Non si mette al servizio del SID, lì è un rapporto di collaborazione. Però che serve anche a salvare gli ordinovisti coinvolti nella strage del 12 dicembre. Cioè, Sì, Avanguardia Nazionale, Presidente, se Avanguardia Nazionale è coinvolta negli attentati del 12 dicembre... Bene. È chiaro che a un certo punto non si tratta di un atto di questo lei lo afferma. In che modo Alleanza Nazionale è coinvolta nel 12 dicembre? Avanguardia Nazionale. Gli attentati di Roma non li hanno fatto gli ordinovisti veneti. Li hanno fatti, ecco, diciamo. L'infiltrazione negli anarchici non l'hanno fatto gli ordinovisti veneti. E quindi qual era? Si infiltrarono nei gruppi marxisti leninisti. Gli anarchici si infiltrarono all'Avanguardia Nazionale. E quindi questa strategia, come contemplava il collegamento fra gli ordinovisti del nord e gli uomini di AN a Roma in quel periodo? Beh, era un coordinamento di vertice. Una sola volta sono stati in disaccordo nel golpe borghese del 7-8 dicembre 1970. Solo AN. Pino Rauti non partecipa perché non si è messo d'accordo con gli operatori borghese sui finanziamenti. Non avendo ricevuto i finanziamenti che pretendeva, Rauti e Ordine Nuovo non prendono parte all'operazione del 7-8 dicembre 1970. Quindi l'unificazione ON del 75 quella è una cosa diversa da questo? No, chiaro, ovviamente è molto diverso. Le redini di questi gruppi è stata sempre tenuta dall'interno del Movimento Sociale Italiano. La destra parlamentare non ha mai perso il controllo dei gruppi cosiddetti extraparlamentari. I rapporti personali e politici sono stati sempre mantenuti. Sì.
Dunque lei dice che Rognoni, Fumagalli e Orlandi stanno nella destra eversiva, ma non li considera fascisti. Sostanzialmente l'ha detto questo. E questa destra eversiva non fascista, va bene, è quello che ha detto, non insistiamo. Le chiedo invece come mai, nonostante le rivalità e le inimicizie, i dissensi ideologici, c'era appunto questa comunanza, questa collaborazione, questa comunanza organizzativa, quantomeno sul piano della protezione delle reciproche latitanze. E come mai da questa collaborazione si passa all'unificazione? Che senso ebbe quell'unificazione? Guardi, quando nel 1974 cambia la strategia americana, finisce l'epoca dei colpi di Stato. La strategia americana vede la fine della dittatura greca, vede la fine della dittatura portoghese, vede lo scontro all'interno dei servizi, scontro che si concluderà con la posta in congedo di James e Jesus Sangreton. Tramontata la possibilità dei cosiddetti colpi di Stato, da destra, questi gruppi di destra si trovano praticamente spaesate. Non hanno un programma politico, non hanno un fine politico. Fino al momento hanno perseguito e sostengono le forze militari di polizia per giungere a una svolta autoritaria, o con una proclamazione dello stato di emergenza, o con un colpo di Stato. Finito questo, non sanno più cosa fare. A quel punto nasce l'esigenza di rifondare, in un certo senso, un'organizzazione unendo quelle esistenti, Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo. Questo era, diciamo, lo scopo. Sì, quindi mi par di capire che in queste vicende, almeno fino alla metà degli anni 70, poi interviene la P2 e vediamo un po' che senso ha. Queste divisioni, questi conflitti interni fra persone, che apparati che hanno un intento comune, è quello che in qualche modo ha, come dire, impedito la realizzazione di certi scopi, cioè le rivalità fra le organizzazioni, le rivalità fra gli apparati. Ci sono, diciamo, anche rivalità personali, ci sono anche dissensi interni, ci sono anche, diciamo, rivalse su episodi del passato che sono stati visti o vissuti in maniera diversa, con reciproche colpe. Io ricordo che a Madrid un incontro Felio Pazzagrande e Stefano finì in risa, cioè i due vennero alle mani. Tutto questo quindi crea un'effettiva una inefficienza, sì, un'incapacità di portare a termine i risultati. Ma poi viene superato, diciamo, nel discorso, facciamo un progetto comune, facciamo un'azione comune, che poi questa fosse la volontà effettiva, ho qualche dubbio, Io mi riferisco anche agli apparati, alla rivalità e al conflitto degli apparati nella prima parte degli anni 70. Guardi che, per quanto vedo io, questa rivalità fra i vari servizi è più di forma che di sostanza. E infatti noi troviamo i servizi tutti dentro il contenitore P2. Ma questo in un momento c'è sempre stato questo? Ma spionaggio e controspionaggio devono collaborare. La sezione di controspionaggio del SID non può mettersi contro il controspionaggio della divisione affari riservati. E quello è fatto. Quindi, insieme hanno battuto il silenzio sul ruolo che l'FBI ha avuto in Italia. Non ho mai capito perché nessuno ha mai voluto parlare del ruolo dell'FBI in Italia, compreso il generale Baretta. Si è rifiutato Baretta di parlare del ruolo dell'FBI in Italia. L'FBI è il controspionaggio americano. Su questo c'è una posizione comune, le dici, perché in definitiva il riferimento era quello. Senta, ora le faccio una domanda più specifica. Fino a quando Alleanza Avanguardia Nazionale ha operato politicamente? Dopo lo scioglimento come si regolò l'organizzazione? Che struttura si diede? Quali furono i rapporti tra gli espatriati e coloro che erano rimasti in Italia? L'organizzazione Avanguardia, ho ascoltato pochi giorni fa una dichiarazione di Tiringer che dice: dopo lo scioglimento lui è andato per conto suo. Non è vero.
dopo lo scioglimento tutto è rimasto come prima. Chi era di avanguardia è rimasto di avanguardia, e chi perseguiva, diciamo, un fine di avanguardia continuava a perseguirlo. L'organizzazione ha continuato ad esistere, ma non è riuscita a darsi più una fisionomia politica. Io nel 1979 non sono stato richiesto da Stefano Delle Chiaie, invitato frequentemente di tornare in Italia, perché non esisteva un'organizzazione. Lui me l'ha chiesto per andare a parlare, precedendo, diciamo, quello che poi sarebbe stato anche il suo rientro, con Tilger, Perry, Crescenza ed altre, per rivitalizzare l'organizzazione, che ormai era immobile. Ma no, ma esisteva, non è vero che non esistesse. Senta, fino a quando ha avuto notizia dell'operatività di Pietro Carmassi? Fino a quando ha notizia di costui? Fine degli anni 70, inizio 80, dov'era Carmassi? Io Pietro Carmassi l'ho perso di vista quando siamo andati in Sud America, lui è rimasto in Spagna. Da lì ho avuto, diciamo, notizie sporadiche, ma nulla di eccezionale, finché ho saputo che era diventato una guardia del corpo del Cristo di Borbone Parma. Lei ha mai saputo dell'omicidio di Alceste Campanile? Non so se sì. Gliel'hanno fatto questa domanda. No, l'ho letto sul giornale. L'ha letto sul giornale. Sì, lei ha saputo che era stato un mandato del gruppo di Massa Parma di Avanguardia Nazionale? Qua dice Andrei Cauto. Sì. Io del gruppo di Massa ho conosciuto solo Carmassi. Carmassi era, diciamo, un pericolo con le mani, ma chi potesse commissionare un omicidio personalmente non ci credo. O quelli di Parma, non li conosco. Quelli di Parma non li conosco. Di Massa conosco Carmassi, e come tutte le persone, diciamo, fisicamente un po' esuberante, le questioni preferisce risolverle con le mani e non con le proiettili. Ci vedo poco che chi abbia ucciso la cesta campanile l'abbia fatto su richiesta del luogo di Parma. A lei risulta che nel 74 avesse un mitra il Carmassi 75 in Spagna? Gli armi c'erano, le hanno dati i servizi segreti spagnoli. Lei operazioni a dieta. Lei nel 75 dov'era? Io nel 75, fino a settembre 75 ero in Spagna. In Spagna? In Spagna, chiaro. Sono stato io a prendere la prima mitraglietta Ingram, bradata Cico, Sanchez e Covisa, Mariano Sanchez e Covisa. Comunque della visita dell'imputato odierno Paolo Bellini in Spagna in quel periodo lì, dopo l'omicidio Campanile, non ne sa niente. No. Presidente, ho un problema di audio. Era la guardia del corpo, poi non si è capito di chi. Cristo di Borbone Parma. Cristo di Borbone Parma, l'aveva detto la volta scorsa. Chiedo scusa. Quindi questa vicenda, questi Reggiani, Parmensi, questo omicidio Campanile, quindi Campanile è solo sul giornale? Soltanto sul giornale. Non è stato mai oggetto di conversazione. Né della visita del presunto autore dell'omicidio? No, assolutamente no. Senta, i servizi segreti del Ministero dell'Interno, cioè l'affare riservati, che in qualche modo avevano la possibilità di guidare Avanguardia Nazionale, sa attraverso quali canali e persone avrebbero potuto reclutare elementi da coinvolgere nella strage del 2 agosto, ammesso che questo sia avvenuto? No. Presidente, lei parla di un ambiente in cui il rapporto con i servizi segreti non è limitato a una o due persone. Per quanto riguarda, diciamo, tutti questi, chiamiamoli giovani, avevano punti di riferimento per i vecchi. Beppe Dimitri ce l'aveva Adriano Tiriger. Non l'ho capito. Giuseppe Dimitri aveva Adriano Tiriger come punto di riferimento. Prego.
Sì, se può parlare più vicino al microfono. Allora, anche lei però deve parlare al microfono, se no questa sua osservazione... Vabbè, comunque è una comunicazione di servizio. Stavo dicendo che ognuno praticamente aveva comunque come referente una persona che aveva fatto parte del passato. Giuseppe Di Mitri si rapportava con Adriano Tirigaro. Altri si rapportavano con i fratelli Fabio e Alfredo De Felice, che hanno avuto un ruolo che forse è stato sottaciuto, è passato poi inosservato. Io mi ricordo di aver letto una rivista edita nel 78, quel periodo lì, Tabula Rasa, era il titolo. Tabula Rasa è la testata di una rivista che i fratelli Fabio, Alfredo De Felice e Giannacame avevano editato a metà degli anni 50. Sarà un caso. È come la Figranar, sarà un caso. E poi ci sono le persone di ordine nuovo, in particolare c'è Paolo Signorelli, il capo di Banci, il superiore gerarchico di Banci, il superiore gerarchico di Roglione, il superiore gerarchico di Concutelle. È un comandante che a quanto pare non ha mai comandato, anzi peggio, non ha mai saputo quello che faceva il subalterno. Questo chi? Paolo Signorelli. Così è ironico in questo momento. Sì, Presidente, è evidente che lo dico in maniera ironica, bene. Perché è una persona che dirige, non è che può venire a dire che non ha mai saputo niente di quello che facevano i sottoposti. Quindi l'eventuale collegamento è dai vertici dei servizi a questi... Passava attraverso personaggi che coi servizi erano in contatto da anni. E da qui l'eventuale trasmissione dell'ordine, del collegamento alla manovalanza. Se c'era un'operazione da fare, il tramite potevano essere soltanto queste. Io, Presidente, le ricordo un fatto che mi ha lasciato perplesso. L'attentato del 30 luglio 1980 a Milano, il volantino di rivendicazione porta la sigla di un altro attentato, quello fatto a Paolo Signorelli. Noi non abbiamo mai saputo che qualcuno abbia attentato la vita di Paolo Signorelli. E poi da quel che ho letto, due pentite, tra quelli più credibili, hanno detto che era un finto attentato, un falso attentato. Come mai la stessa sigla? Come mai la stessa sigla? Si porta indirettamente sempre a Paolo Signorelli. E se a Milano c'è la mano di Romani, a Bologna c'è la mano di Romani. C'è da chiedersi perché invece di fare un attentato con un numero contenuto di morti e di feriti hanno fatto un massacro. Questa è la domanda. Per quale motivo? A Milano hanno cercato di colpire un obiettivo politico istituzionale, come di Milano. Consigliere comunale, assessore, qualcuno del pubblico, perché a Bologna è una stazione ferroviaria. Ripetendo un gesto che era stato fatto una sola volta in Italia, il 28 agosto 1970, per ora, quel giorno qualcuno ha posto una valigia piena di esplosivo in una sala di secondo affetto, una sala d'affetto di seconda classe alla stazione di Verona. Dato che c'era il periodo degli attentati al Tasefine, la polizia ha sospettato qualcosa, ha trasportato la valigia fuori e poi l'ha disinnescata. Per carità, però, sarà un caso pure questo? L'idea di mettere una valigia piena di esplosivo alla stazione ferroviaria viene ripresa 10 anni dopo, il 2 agosto 1980. Se mi posso consentire un'opinione, che ho organizzato l'attentato di Milano, ho organizzato anche quello di Broi. Questa è la mia opinione. Okay. Senta, vuol dirmi così una curiosità, perché considera Menicacci un delatore? Perché Menicacci è stato fra quelli che hanno sostenuto l'accusa contro Carlo Cicutini e Giorgio Pirante.
Vuole spiegare perché a un certo momento Arcangeli fu con... l'avvocato Arcangeli fu considerato un traditore al punto che Nar volevano assassinare, anzi, volevano assassinarlo, non ci sono riusciti perché hanno ammazzato Nar. Arcangeli era, diciamo, considerato un confidente di polizia. Era un vostro... No, avevamo i rapporti con l'avvocato Arcangeli perché era uno dei nostri avvocati. Ci rappresentava anche nei processi. È stato presente anche e al processo. Perché Inarlo? Eh? Perché vollero assassinarlo, quindi anche contro la vostra volontà? Immagino. Voi non avevate... Considerato un confidente di polizia, bisogna vedere cosa gli imputavano di aver confidato alla polizia. Però questa iniziativa... No, nessuna responsabilità da parte dell'avanguardia. Anzi, addirittura contro l'avanguardia. No, ci ha lasciato perplesse. Sì. Lei dice che Avanguardia Nazionale era una struttura spionistica. Vuole chiarire in che senso? Potevano, beh, i servizi attingere ai suoi uomini? Nel senso che Avanguardia Nazionale, va bene, aveva avviato infiltrazione in vari movimenti politici avversari, e l'infiltrazione non serve solo a fare provocazione, serve a raccogliere informazione, e volgeva anche la raccolta di informazione nei gruppi dell'estrema destra. Tutte queste informazioni raccolte da Avanguardia Nazionale non potevano confluire a solo Stefano Delle Chiaie o ad Adriano Tilger in sua vece. Non credo proprio, non se ne sono mai fatti niente, né l'uno né l'altro. E quindi dove andavano? Evidentemente al servizio di riferimento, in questo caso la divisione affari riservati. Quindi i servizi potevano attingere, quindi il discorso è fatto prima, c'era una trasmissione di informazioni da una parte. Questo anche per ordine nuovo. Tutte e due le organizzazioni svolgono questa attività in forma più o meno palese. E comunque a loro volta i servizi attingevano agli uomini di queste organizzazioni per, oltre che per informazione, anche per azioni esecutive. E sia. Anzi, gli agenti del servizio non potevano certo operare per la persona, no? Invece questi che poi venivano, un po' vede il gioco dell'agente presso. L'agente presso è un servizio segreto parallelo. Ma sul nome dell'agente presso, ed è accaduto a Salve in Algeria, viene arrestato, non si può accusare la Francia o gli Stati Uniti di aver organizzato gli attentati in Algeria, perché è un servizio che non esiste. È un gruppo che poi è stato tacciato in estrema destra, tanto per cambiare, e via di seguito, ma non coinvolge la responsabilità del governo. Con gli attentati in Algeria, che poi sono stati fatti anche in Italia, in Spagna, Salve viene arrestato, non soltanto lui, viene arrestato un francese, vengono arrestati anche due algerini che poi sono stati fucilati, ma gli algerini non possono accusare né gli Stati Uniti e neanche la Francia, perché i due risultano appartenenti a un'organizzazione che non ha definizione, non può essere definita un organismo nazionale di qualche Stato, è a sé. E così anche in Italia, se un ordinovista viene arrestato mentre fa un attentato, nessuno può chiamare in causa i servizi. Nessuno. A meno che non sia uno dei vertici, insomma, dei super vertici dell'organizzazione. Guarda, Maggi accercò, durante la mia audizione a Milano al processo di Piazza Fontana, Maggi mi fece fare una domanda dal suo avvocato. L'avevo di fronte, quindi ho visto che è stato Maggi a chiedere al generale all'avvocato. Per quanto a sua conoscenza, Maggi ha sempre obbedito agli ordini di Raut. Ovviamente ho risposto sì, per quanto a mia conoscenza sì. Vede, è una tacita, implicita, chiamiamola così, chiamata di correttà nei confronti di Pino Raut. Però Maggi non va oltre perché la regola è una sola, Presidente. Chi protegge viene protetto.
per accusare persone a un certo livello, ecco, scatta, diciamo, il discorso processuale, dove sono le prove. Vogliamo le prove, e non sempre le prove si trovano. Quindi una persona è anche obbligata a tacere. Maggi vuol chiamare in corretta Rauti, ma quali prove può portare? Certo non ci sono ordini scritti. Ed è un pubblico, ora parlo di Maggi Rauti, posso parlare anche di altri personaggi che avrebbero potuto essere chiamati in causa, ma il problema è sempre quello. E allora a quel punto conviene stare zitte, a meno uno non perde la propria credibilità. Ma poi passa pure per qualcuno che accusa senza avere elementi di prova, eccetera. Bene. Senta, nella sua deposizione lei introduce elementi di sospetto sulla causale dell'omicidio occorso. Ufficialmente era perché era uno che indagava contro la destra. In realtà cosa c'è che lei sa? Guarda, l'estrema destra non ce l'ha con Occorsio. L'estrema destra ce l'ha con Taviani. Il ministro degli interni e poi Emilio Taviani scioglie il movimento politico del Renuovo senza averne in realtà l'autorità, perché la sentenza di condanna di Graziani e degli altri doveva prima passare in giudicato. Quando passava in giudicato, Ordine Nuovo poteva essere sciolto. Invece Paolo Berlino Taviani la scioglie dopo il primo grado. E avendo preso oltretutto una posizione, avendo affiancato quella di Moro, avendo denunciato il pericolo fascista e via di seguito, Taviani entra nel mirino degli ordinoviste, non il giudice Occorsio. Se la motivazione fosse stata vera, quella che hanno praticamente dato, il giudice Occorsio sarebbe stato ucciso nel 1974, non nel 1976. Nel 1974. E quindi, come nel 1976 la motivazione è evidentemente diversa, però avendo lui chiesto e ottenuto la condanna degli ordinovisti, va bene, diventa facile dire che è una vendetta contro il magistrato. In realtà cosa faceva Occorsio? Lei sappia che poteva avere determinato realmente. Io non è che conosca l'attività di giudice Occorsio. Non ne sa altro. Però le dico una sola cosa. Esclude la causale ufficiale. Però le dico una cosa. Non è stato Concutella a decidere di uccidere il giudice Occorsio. Non è stato Pierluigi Concutella. Concutella eseguiva, non decideva. Bene. Lei ha parlato di coperture che lei stesso, a sua insaputa, avrebbe ricevuto dagli affari riservati dopo l'attentato di Peteano. Anche da fredda, tutti i servizi si sono mossi, perché ero l'agente di ordine nuovo di Udine, quindi l'attentato di Peteano, la matrice politica doveva essere coperta. Doveva essere? Coperta. Coperta. Da qui sono scattati i pistacci e poi c'era, diciamo, il sospetto totalmente fondato, ma il generale Ferravalle e i suoi uomini l'hanno avuto, che potesse essere in collegamento con elementi di ordine nuovo inseriti nella struttura Gladio, quella che operava proprio in quelle zone lì. Perché c'era una struttura, c'erano ordinoviste, un ordine nuovo occulta inserita nella struttura Gladio. Questo è il fatto. Il timore di questo collegamento ha fatto scattare le coperture. Senta, quando e come e perché Avanguardia Nazionale si infiltrò in terza posizione con riferimento alla realtà nazionale? Ma non potendo più, non avendo più la forza o la volontà di svolgere un'attività politica propria, gli uomini di Avanguardia Nazionale hanno iniziato a infiltrare i propri elementi in altri gruppi per seguirne e, se possibile, condizionarne l'attività. Beppe Di Mitri questo faceva. Che poi ci sia riuscito a condizionare, non lo so, che si è riuscito a riferire, questo è sicuro da Giorgio Tirier. Che poi quello che ha fatto può essere stato condiviso a posteriore, non lo so, con elementi di avanguardia, tipo le rapine, tipo queste cose qui, non lo posso dire io. Senta, come mai lei afferma che
Come mai? No, afferma, è avvenuto. Ma perché Delle Chiaie smonta la provocazione di Camerino? Perché la? Provocazione di Camerino, quella cosa delle armi attribuite alla sinistra, come mai Delle Chiaie denuncia che in realtà è una... Per uno scontro all'interno dei servizi. Ecco, e quindi torniamo a questa questione. Chiaro, anche questo è un altro episodio che dimostra comunque il rapporto costante con gli apparati dello Stato. Quando il generale Maretti viene destituito dal comando dell'ufficio D, siamo nel novembre del 75, da parte degli uomini di estrema destra, tra i quali Stefano, inizia l'attacco alla sua persona. Denunciare il fatto di Camerino è denunciare praticamente Maretti, Dovidio, La Bruna, lo stesso Bernardelli, che era stato, diciamo, mandato in latitanza, era stato favorito dal capitano Dovidio, lo racconta un giornalista. Anche quello diventa, quando si costituisce, poi si costituisce Dovidio e Bernardelli, va bene, però accusa Dovidio di averlo aiutato. Ora io le cito due episodi, diciamo, che in questo momento mi vengono in mente. È chiaro che c'è una resa dei conti fra l'ala marettiana, all'elettore del sud dell'ala, che faceva riferimento al generale Vito Micele, che in questa, diciamo, contesa, in questa lotta, si è intervenuto anche del ministro degli interni, può anche darsi. Quindi questa conflittualità in qualche modo è legata al loro rapporto fiduciario con i servizi segreti. In qualche modo determina gli esiti, i risultati di questa strategia, in qualche modo la influenza, la condizione, insomma. Presidente, una strategia militare, perché quella della strategia di attenzione è stata una strategia militare, la fanno gli stati maggiori. Le nostre forze armate, i nostri stati maggiori, tranne qualche nome che è emerso qua e là, non sono stati mai chiamati in causa. Però io vorrei ricordare quello che disse Ivan Matteo Lombardo del Sottopoglio, perché c'è una caratteristica, non dico tutto, ma moltissimo di quello che hanno detto all'Istituto Pollio poi lo hanno fatto in verità, lo hanno applicato. Ivan Matteo Lombardo parlò di un comando misto di civile e di militare. Ecco, io direi che la strategia dell'attenzione per quanto riguarda il piano internazionale, sappiamo che rivolgerci agli Stati Uniti, all'FBI, alla CIA, alle agenzie militari americane. Per quanto riguarda l'Italia, sarebbe interessante conoscere questo comando misto di civile e di militare e il perché Paolo Emilio Taviani in un'intervista dice lo scontro nel 74 ci fu per il controllo di Gladio, quindi Gladio non era il 622, poveracci, no? Non si arriva a uno scontro politico durissimo per controllare 622 provvedute. Quindi, come vede, lo Stato italiano, i suoi rappresentanti politici, i suoi vertici militari di sicurezza, hanno sempre mentito. Mentono anche a voi, mentono anche a lei, Presidente, che rappresenta lo Stato sul piano giudiziario e che, questo lo comprendo perfettamente, ritiene di dover difendere. Lo Stato. Su questo le ho detto la volta scorsa un'altra posizione, vabbè, comunque non è il centro, atto della sua posizione, delle sue dichiarazioni. Allora, sento poche altre cose. Mi interessa il riferimento che ha fatto la volta scorsa al Magnetta che prese in possesso l'arma dell'omicidio Pecorelli, esatto. Che era uno di AN, tenne l'arma in custodia. Cioè, come mai l'arma ripone le sue mani e come mai perché Magnetta usò questa circostanza, questo fatto, come mezzo di ricatto verso i vertici di AN? Cioè, come si collega AN l'omicidio Pecorelli e questo ruolo di Magnetta? Guarda, l'omicidio Pecorelli... Diamo per scontato quello che si sa nella vulgata, insomma. Però ecco, vorrei capire fatto, come mai l'arma è finita dall'Alleanza ad Guardia Nazionale. Perché evidentemente uno degli esecutori o l'esecutore
aveva in mano quell'arma ed era amico di Domenico Magnetta, si fidava di Domenico Magnetta. E siccome l'arma si presta ad essere anche strumento di ricatto nei confronti dei mandanti di quell'omicidio, è stata conservata in un luogo sicuro, in mani sicure. Quindi Domenico non viene Magnetta eliminata l'arma perché deve servire come ricatto nei confronti? Viene conservata perché deve servire come eventuale arma di ricatto nei confronti del mandante. Ma in questo caso il ricatto Pecorella nei confronti di AN, di Avanguardia Nazionale? No. No, no, io non parlo, per carità, no, no, Presidente, escludiamo Tirghier e compagni dall'omicidio Pecorelli. No, va bene, lo dico perché chi io poteva parlo coinvolgere? Di mandante, Magnetta chi poteva coinvolgere se avesse detto io non l'arma? Magnetta, l'esecutore materiale. Certo. Magnetta eventualmente poteva far ritrovare l'arma se l'esecutore materiale glielo chiedeva, poteva restituirgliela e lui poteva esibirla in sede giudiziaria. Cioè, attenzione, che i mandanti dell'omicidio Pecorelli non sono, ti richiedo, qualcun altro di Avanguardia Nazionale, sono persone che hanno un certo potere, che hanno una certa potenza. E Magnetta chi lo faceva il ricatto? Magnetta usò questa pistola, ma anche altre armi di Avanguardia, ma soprattutto la pistola di che aveva ucciso Pecorelli. La pistola non era di Avanguardia Nazionale all'evidenza, no? No. Lui l'avrebbe usata per fare pressione su Tirghier dicendo o mi fate scarcerare o io consegno le armi che ho di Avanguardia, e compresa la pistola che ha ucciso Mino Pecorella. Questo fu il ricatto di Mimmo Magnetta. Senta, lei su Fioravanti e Cavallini ha deposto al processo Cavallini. Io non vorrei fare domande. Vogliamo quel verbale, non so cosa contenga, perché non ho ancora letto questa parte della sentenza. La sentenza Cavallini cita le dichiarazioni di Vinci Guerra sulla vicenda. Siamo d'accordo? Noi non l'abbiamo prodotta perché non era passata in giudicato. Anche poi... Allora, per non fargli domande, insomma, non lo so, io non gliene faccio perché ormai siamo... Mi interessava, lo leggeremo nella sentenza eventualmente di Cavallini, cioè, ci interessava capire cosa aveva detto Vinci Guerra in quel processo. Ma possiamo produrre le sue dichiarazioni se le parti se sono d'accordo? Se siete d'accordo. Andiamo. Vabbè, comunque. Vabbè. Senta, mi dica una cosa. Lei parla di un certo Hirsch, ma chi è? Non so se è un errore nella trascrizione. Chi è? Nel verbale della volta scorsa io leggo che nel contesto della deposizione al processo Cavallini lei fa riferimento a un tale Hirsch. Hirsch. Chi è? Come è scritto? Non vorrei ci fosse un errore. H-I-R-S-C-H. Ah, quindi è corretto. Hirsch. Chi era sto Hirsch? Era un uomo di malavita. Era? Un uomo di malavita, un austriaco, trattava droga, trattava armi, e io l'ho incontrato a Volterra, nel carcere di Volterra, abbiamo parlato, non abbiamo stretto chissà quale rapporto d'amicizia, però c'era un buon rapporto di conoscenza. E proprio con Hirsch, una volta che è caduto il discorso sulla strage di Bologna, su Fioravanti, Mambro, Hirsch dice: sono stati loro, io lo so, però non continua, io poi mi trovo in una certa posizione un po' difficile all'interno del carcere e quindi il contatto con Hirsch l'ho perso, però segnalo, lo dica ai giudici di Bologna che vanno a interrogare in Austria. Hirsch non nega di averlo detto, semplicemente Hirsch pone delle condizioni tale per collaborare con la magistratura che non possono essere accolte. Questo almeno mi ha detto il dottor Castaldi nel 1984-85, disse, l'abbiamo interrogato ma ci chiede cose che noi non è impossibile dargliele. Quindi. Però Hirsch non l'ha smentito. In pratica l'ha confermata.
Comunque, lei tutto quello che ha detto al processo Cavallini lo conferma? Sì, è chiaro. Ho chiaro che confermo. Va bene. Senta, lei poi racconta tutta la sua esperienza in Sud America, fatta di i diversi regimi, la vicenda cilena, il cambiamento. Sì. Non so se poi Towle è rimasto in America condannato, poi l'hanno liberato. No, Towle, dopo essere stato condotto negli Stati Uniti, si è pentito, esatto. Ha avuto una condanna a 10 anni, esatto. Dei quali 3 anni in carcere militare e 7 anni comunque, in libertà. Possiamo dire che tutto quello che lei ha visto negli Stati Uniti, compromissioni, tradimenti, violazioni dei principi in cui lei crede, abbia in qualche modo inciso sulla sua decisione di raccontarle quelle cose? Vede, nel momento in cui io inizio un discorso che riguarda la verità prima su di me, prima Argentina, regime di destra, fascista, non lo so come la considererei, e P2. Un regime reazionario e conservatore, questo era quello argentino come lo era praticamente quello cileno. Questi, diciamo, erano due regimi con i quali noi siamo entrati in contatto con Stefano Delle Chiaie, che è una cosa che i nostri servizi non hanno mai spiegato, ma dovrebbero al fine spiegare, è come mai Delle Chiaie era in contatto, vabbè, con i servizi segreti cileni, è stato Borghese che l'ha introdotto con Pinochet l'ha passato al generale Manuel Contreras, al colonnello Manuel Contreras, con i servizi segreti argentini, con i servizi segreti boliviani, infine con i servizi segreti libici. Queste invece sono cose che io non posso spiegare perché ovviamente Stefano Vabbè non le ha certo raccontate, ma qualcuno nei servizi c'è che potrebbe dire come mai Stefano Delle Chiaie ovunque andasse aveva sempre il rapporto con i servizi segreti di quel paese. Era un plenipotenziario dei nostri servizi, aveva praticamente una qualifica, un accredito da parte dei nostri servizi presso questi paesi e questi servizi. Il sospetto è legittimo, Presidente. Io sono stato in Spagna, sono stato in Cile, sono stato in Argentina. Quando da Cile sono passato in Argentina, Stefano aveva i suoi ottimi rapporti con il servizio segreto militare. Come l'aveva avuto? No, io non l'ho chiesto e lui ovviamente a me non lo veniva a raccontare. Sì, senta, ora ne faccio una domanda, gliela devo fare. Sì. Lei dice, guardi, ci sono nomi che non ho fatto, nomi che non mi va di fare per tante ragioni, di conseguenza lei è reticente su alcuni punti. Ci può dire su cosa non parla, certamente? No. Cosa sa? No, non gli chiedo di dirmelo, sì. Ovviamente. Presidente, ma di sapere su cosa non parla. Presidente, sono un po' se dico una parte è tanto vale che dico il tutto, perché poi non è difficile diciamo arrivare a nomi, quindi è un argomento sul quale io preferisco sì, questo interessava capire, per esempio, se lei su Bologna sa delle cose che non dice fondamentalmente. Guarda, ecco, su Bologna, come ho detto l'altra volta, ho sempre saputo con certezza matematica della responsabilità di Fioravanti Bambrici Ordine. Sì. Quindi. Vabbè. Poi, ultime due cose. Lei dice che i suoi memoriali, i suoi scritti, le missive che manda sono controllate in carcere. Sì, esatto. La posta è sempre sotto controllo. Quindi ci sono anche dei suoi memoriali, dei suoi documenti, forse, non so, originali che lei ha. Ci sono delle cose che lei ritiene non siano state ancora comunicate all'esterno perché le deve tenere riservate visto che sono controllate? Perché se così fosse noi potremmo instaurare un canale diretto. No, Presidente. Vabbè. Lei, l'ultima domanda. Alla fine lei dice, verso la fine del suo secondo interrogatorio, a proposito dell'Italicus, che è stata l'unica strage preannunciata in Italia
in maniera autorevole, perché Giorgio Almirante era il segretario nazionale del partito, non era un informatore di questura di periferia. L'obiettivo nel 74 era eliminare Paolo Emilio Taviani. Esatto. Dopo la destituzione di D'Amato, l'Ambiente faceva riferimento a D'Amato, organizza quella che praticamente è un'operazione, deve portare in un paese normale alle dimissioni del ministro capo della polizia. Esatto. Taviani destituisce Federico D'Amato perché non ha evitato la strage di Pesce. Allora questi mandano, prendendoli in giro, parliamoci chiaro, Giorgio Almirante non era, non poteva essere complice di un'azione del genere, mandano Giorgio Almirante ad annunciare una strage, un attentato ai treni. È chiaro che Almirante dice di sinistra, non avrebbe mai detto di destra, ma i vertici della polizia, dell'antiterrorismo, attentato ai treni di sinistra non li hanno mai visti. Quindi il primo annuncio è fatto con 15 giorni di anticipo, ma la strage avviene ugualmente. A quel punto il ministro degli interni e il capo della polizia avrebbero dovuto dare le dimissioni. E ricordo alla Corte che nel mese di dicembre del 74 due persone scompaiono dalla vita politica italiana con il governo di Aldo Moro, Paolo Taviani e Mario Tanassi. Esatto. Le dirò di più, la strage dell'Italicus fa riferimento a un ambiente che faceva capo al Ministero degli Interni. Federico D'Amato va a dirigere la polizia di frontiera. La polizia di frontiera ha fra i suoi compiti non solo il controllo dei porti e degli aeroporti, ma anche le stazioni ferroviarie. Esatto. Credo sia stato D'Amato a revocare l'ordine di vigilanza speciale nelle stazioni ferroviarie. Quali sono le sue fonti e se può approfondire questa affermazione? Io capisco che lei mi debba chiedere ogni volta quali sono le mie fonti. Le mie fonti sono molteplici. Accanto diciamo, a più fonti ci sono anche altre. Io su questo ho scritto un documento in cui dico che anche la strage di Brescia rientra nello scontro interno al 1974 fra frazioni contrapposte. Anche la strage di Brescia rientra in questo tipo di scontro. Ricordo che anche gli attentati di Savona iniziano con una bomba nell'abitazione del senatore fedelissimo di Paolo Emilio Taviani. Quindi Savona, Brescia e Italicus. Senatore Beraldo. Anche se c'è, anche se ovviamente si parla di golpe, perché io ero a Madrid, quindi so che si parlava di golpe, quello mi costa personalmente. Sì. Va bene? Però hanno anche altre finalità. Una è quella di mettere Taviani fuori gioco. E alla fine ci riescono. Politicamente ci riescono. Ma la credine, diciamo, di Paolo Emilio Taviani e la terminologia che utilizza nei confronti di Mario Tutti nel suo libro A Memoria d'Uomo, dove lo definisce una cellula impazzita. Ma una cellula impazzita non ha niente a che vedere con l'eversione del terrorismo nero. Fa riferimento a quell'organizzazione segreta del Ministero degli Interni che non è stata mai scoperta. Se ben ricordo, ne ha parlato proprio Taviani, un'organizzazione segreta che contava centinaia di militanti di estrema destra, molti dei quali poi accusati di terrorismo, di attentati. La definizione di cellula è pazzita. No. Non è. Quindi Mario Tutti, le ricordo che con i poliziotti ai quali poi ha sparato, aveva ottimi rapporti personali, giocavano insieme al bar, talvolta mangiavano assieme, tant'è che uno di questi era pure disarmato quando c'è andato. Perché Taviani lo definisce una cellula impazzita, a quell'organizzazione si riferisce. Quindi questo attentato che è di agosto del 74, quando Taviani si è già dimesso, o non? No, 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 successivamente. No, e l'obiettivo è questo. Fanno dimettere D'Amato dopo Brescia, ma... In un paese normale, sì, D'Amato, sì. Giustamente dal punto di vista dei Taviani, viene restituito per non aver prevenuto la strage di Brescia. Il capo della polizia e il ministro dell'interno, informati 15 prima della strage sul treno, avviene la strage e rimangono al loro posto. Io dico che in un paese normale questo non avviene, Presidente. Chiarissimo. Io non ho. Adesso sì, perché avevamo un problema. Pochissime domande, signor Vinciguerra. Uno, mi permetto di riprendere il tema del Presidente in merito al su cosa non parla. Lei una volta, mi corregga se sbaglio, disse che
non aveva fatto i nomi di quei camerati che riteneva in buona fede. Esatto. Ricordo bene, sì, sì, disse effettivamente così. E questa, questa linea di comportamento davanti all'autorità giudiziaria valeva solo, solo allora o continua adesso? Guardi, questa linea continua sempre, anche okay, perché ora vorrei chiarire anche una cosa, vedete? Ci sono fatti che risalgono a tanti anni fa, che non sono fatti di strage, non sono fatti caduti, sono fatti caduti ampiamente in prescrizione. No, lei mi ha anticipato la domanda. Il discorso, però, in questo paese però c'è quello che si chiama un linciaggio mediatico. Io ho tante persone, non dico tantissime, ma un buon numero di persone ho lasciato che facessero la loro vita tranquillamente, ormai hanno la mia età, non so neanche se sono vive, se sono morte, hanno la loro famiglia, hanno avuto la loro vita. Perché buttarla praticamente? Quindi, se ho ben capito, queste condotte che lei ha, diciamo, non ha svelato riguardo a camerati ritenuti in buona fede, riguardano episodi delittuosi prescritti, non fatti di strage o fatti di grande allarme sociale. Guardi, sui fatti di strage chiaramente mi verrebbe difficile coprire, però sui fatti di strage ci sono persone sui quali esistono dubbi, non certezza. Il dubbio non mi autorizza a parlare. Cerchiamo di capire fino in fondo, perché lei ha detto cose molto interessanti e quindi in un giudizio complessivo bisogna valutare anche i punti che sono rimasti non chiariti. Sempre su questo punto, queste zone d'ombra, lei ha parlato di camerati in buona fede, riguardano camerati, non apparati dello Stato o condotte di pubblici ufficiali. No, siamo sicuri su questo punto. Riguardano camerati, anche perché per mia fortuna personalmente non ho mai avuto rapporti con persone degli apparati dello Stato. Quindi siamo ai piani bassi, non ai piani alti del terrorismo. Bassissimo. Parliamo di persone che io ho conosciuto, quindi, che magari ho visto che erano veramente, veramente in buona fede. Sì. L'ultima domanda, che forse è la più importante, che poi si ricollega a un documento che chiederemo di produrre dopo, che è collegato a sua volta all'ultima istruzione. Il documento Dragutin Petrovic l'avete prodotto? Sì, sì, abbiamo prodotto tutto abbiamo prodotto. Senta, signor Viciguerra, le volevo chiedere di esplicitare meglio una cosa che comunque viene fuori dai suoi discorsi ampiamente, però c'è una parola che lei ha detto di questo verbale che colpisce molto anche alla luce di quello che abbiamo saputo in questi giorni. Due righe di un verbale che noi troviamo a pagina 228 della sentenza ordinanza Italicus bis, che abbiamo menzionato la scorsa e che abbiamo anche prodotto. Pagina 228. Lei riguarda i rapporti tra elementi della estrema destra e apparati dello Stato finalizzati alla stabilizzazione del potere. È una sua frase, è un verbale, e sono indicati in sequenza i verbali a pagina 230 della sentenza. Comunque è uno di questi verbali citati dal giudice istruttore. Se può esplicitare meglio, abbiamo capito il senso. Guardi, la forma della strategia dell'attenzione l'ho dettata io in Corte d'Assise a Venezia il 3 marzo l'87. Destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico. Quella poi è diventata, diciamo, la formula che tutti hanno utilizzato in destabilizzare per stabilizzare. Può ripetere, scusi, perché il microfono non si sente. Ripete, cioè, la formula destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico. Questa è la formula che io ho dettato in Corte d'Assise a Venezia il 3 marzo 1987. Stabilizzare l'ordine politico vuol dire stabilizzare l'esistente. È ovvio, vuol dire praticamente stabilizzare quello che è il sistema politico vigente. Il quale non c'era sottoposto per il Partito Comunista all'epoca. Grazie, signor Viciguerra. Non ho altre domande. Solo tre precisazioni sulle domande della Corte. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Buongiorno, signor Viciguerra. Ecco, se può riferire la Corte, se ne ha notizia, se il signor Hirsch Johann sia ancora vivo oppure no. No, a me è stato detto che è morto a Parigi suicida, perché è arrestato con un certo quantitativo di eroina. La inghiottita ed è morto.
Ecco, siamo in grado di produrre, Presidente, il certificato di morte di Johan Hirsch e anche il verbale di dichiarazioni di Johan Hirsch confermative di quello che ha riferito oggi il teste Vinci Guerra. Ecco, le chiedo poi, ne ha parlato alla scorsa udienza, del 1975 del covo di Via Sartorio. Ecco, le chiedo di ritornare un momentino sulla frequentazione di quel covo da parte del allora avvocato Gian Antonio Minghelli. Sì. Ecco, lei all'epoca sapeva che Gian Antonio Minghelli era stato il segretario organizzativo della loggia massonica P2? No, e il rapporto di Avanguardia Nazionale con la loggia P2 sono riuscito a battere lo segreto sia in Italia sia in Argentina. Ecco, lei ha mai saputo all'epoca che il padre di Adriano Tilger, leader, uno dei leader assieme a Stefano Delle Chiaie di Avanguardia Nazionale, Mario Tilger, era iscritto alla loggia massonica P2? No, all'epoca mi era stato detto che il padre di Adriano Tilger era in rapporto di amicizia con un alto ufficiale del SID. Un alto ufficiale? Del SID. E che il figlio a un certo punto era stato anche ammonito a non parlare troppo con il padre proprio per questo tipo di amicizia. Nel covo di Via Sartorio, oltre a questa figura, chi entrava, diciamo, che caratteristiche aveva quel covo, per quanto lei ne ha a memoria, ecco, in quei giorni? Sono entrate in diverse persone lì in Via Sartorio, da Signorelli a Fallica, che ha fatto irritare un po' Stefano Delle Chiaie. Fallica era un militante, se ricordo bene, di Ordine Nuovo di Bologna. Esatto, però a Stefano si è irritato perché mi ha detto: Paolo sa benissimo che Fallica lavora per i carabinieri. Però, come vede, il fatto di conoscere che quello lavora per i carabinieri non ha modificato nulla. Si è irritato perché l'ha portato in Via Sartorio, ma evidentemente era ritenuto un militante affidabile sotto altri punti di vista, perché fosse a conoscenza di tutti che lavorava per i carabinieri qui a Bologna. Comunque Facchini, c'è stato Cocutelle, c'è stato Gubini Graziano. Ora, è un po' difficile, diciamo, ricordare un po' di tutti i nomi, perché sono passati là parecchie persone. Ecco, le chiedo poi un'altra cosa. Ha prima risposto alla Corte, differenziando prima Piazza Fontana, che è una strage orientata verso i gruppi anarchici attraverso, esatto, delle attività di depistaggio, con il 1974, in cui addirittura si va in modo diretto a rivendicare o comunque a indicare la destra come matrice. Del, esatto, resto, Piazza della Loggia era una manifestazione antifascista quella mattina. È così, beh, così che creano, ecco, il terrorismo fascista. Mi ricordava un famoso scritto dello scrittore Pierpaolo Pasolini, che definisce queste due fasi una strategia anticomunista e una strategia antifascista. In quale accezione però? Nell'accezione della stabilizzazione, cioè è quello che lei ha cercato di dirci prima sostanzialmente, cioè destabilizzare appunto l'ordine pubblico per stabilizzare un ordine politico con vari indirizzi sostanzialmente di strage utilizzate ad alcuni fini o ad altri, ma dove, se ho capito bene, c'è poi un altro punto di vista, che è il punto di vista di chi gestisce la strategia, non di chi mette la bomba in modo diretto. Se noi per anni, e purtroppo ancora oggi, parliamo, si sente parlare di terrorismo nero e di terrorismo rosso, di due terrorismi che hanno attaccato lo Stato, hanno attaccato il potere democristiano, il potere dei partiti, è dovuto proprio a questo tipo di strategia? Perché rivendicare? La strage di Brescia non è che qualcuno poteva pensare che era di sinistra, no? Certo. Le stragi sui treni. Io ho letto certi volantini aberranti, così li definisco. Hitler, morte di ebrei, cioè tutte cose che per me non hanno un significato, ma in quel momento qualificavano il tipo di attentato, il tipo di azione, e quindi a quale fine? Persone che si dicevano facenti parte di organizzazioni fasciste rivendicavano con questo linguaggio, con questi simboli, attentati che ovviamente ponevano contro, giustamente, logicamente,
la popolazione nei confronti di qualsiasi movimento si dichiarasse. Quindi dobbiamo distinguere, in altre parole, il punto di vista dell'esecutore, di un Carlo Maria Maggi, che è indubbiamente un militante di un'organizzazione, almeno neofascista, per sì, il manifesto ideologico che contiene, quantomeno, dal punto di vista di chi utilizza quella strategia di cui Maggi, per quanto dice lei, è consapevole, Maggi, per utilizzare poi ad altri fini quel tipo di discorso. Maggi, l'ho definito prima, un esecutore di ordine. Maggi segue ciò che gli viene detto. La strategia... Lui è convinto di fare la battaglia contro il comunismo nel momento lui è convinto, in cui mette la bomba. Chiaramente lui è una persona che è schierata, come si voleva dire, con l'Occidente. Quindi tutto quello che fa Maggi non lo fa per interesse personale. Non lo fa nemmeno, e qui vorrei essere, diciamo chiaro, non voglio essere frainteso, Maggi, per come l'ho conosciuto io, non era un mostro sanguinario, aveva il gusto del sangue. Era una persona che evidentemente riteneva che purtroppo era necessario, con predeterminazione, far pagare un prezzo di vita per raggiungere quello che era l'obiettivo preminente. Quello che non si rendeva conto Maggi, e con lui tanti altri, che appunto chi gestiva tutta l'operazione non aveva i suoi stessi fini, non erano le medesime finalità. Quello creava due contrapposizioni che in realtà non esistevano, perché erano state artificialmente create dagli stessi organismi, dagli stessi personaggi. Come vi dicevo una volta delle chiaie a Livorno, nel 67, qui lo dico e qui lo nego, testuale, è stato creato un gruppo marxista-leninista dalla CIA. Credo che nessuno abbia mai cercato di capire qual è questo gruppo, anche se forse non sarebbe difficile. Ecco, quindi questi organismi, questi apparati hanno la capacità di creare gruppi contrapposti e di dirigerli, di fargli eseguire quello che esattamente fa a loro comodo, ed è quello che è accaduto in Italia. Ecco perché io parlo di sinistra militante, di sinistra armata, ideologicamente definita, ma non accetto più che si parli di terrorismo fascista, di versione nera, no. Quando si rivendica stragi come Brescia, come fascisti, vuol dire che tipo di fascisti, che fascisti sono? Di cosa stiamo parlando? Un'ultima domanda. Ricordava prima gli episodi abbastanza dimenticati delle bombe di Savona, esatto, e parlava del primo di questi attentati che era diretto verso la casa di un senatore democristiano dell'epoca, esatto, Franco Varaldo, a Savona. Io mi sono occupato, non so se lei lo sappia questo, di quelle vicende. La volta scorsa le posi una domanda e lei mi rispose in modo un po', diciamo, sibillino, dicendo: io in quel periodo ero in Spagna. Esatto. Ecco, può dare qualche precisazione in più su cosa significa questa risposta? Ma guardi, la precisazione in più, che io ho già dato in realtà, perché l'ho già detto questo episodio, che delimita l'area di chi posa, di chi ha fatto gli attentati in Savona, è stata le minacce esplicite che ha fatto delle chiaie a Giancarlo Rognone. A chi? A Giancarlo Rognone. Rognone, sì. A Giancarlo Rognone. Stefano lo minacciò per gli attentati di Savona. Lo minacciò. L'intimò di smettere. Ora, chiaramente io non posso dire che Rognone ha messo gli attentati, era con noi in Spagna. Ma se Stefano delle chiaie parla con Rognone, minaccia Rognone, e gli dice che bisogna farla finita, è evidente che Rognone sa quale persona del suo ambiente ordinovista sta compiendo l'operazione a Savona. Quindi è sempre l'aria ordinovista, è sempre l'aria che si oppone, che vuole la testa, in questo caso politicamente parlando, perché forse non può ripetere il gesto che ha fatto con Rumor,
di Paolo Emilio Taviani. Lei ha avuto conoscenza all'epoca che c'era un deposito di esplosivo a Celle Ligure? In questo processo è stato evocato un episodio dalla testa di Mirella Robbio, dell'utilizzo di un candelotto di esplosivi per celebrare il Capodanno, forse? No. Non ha mai avuto conoscenza che a Celle Ligure, a pochi chilometri da Savona, c'era un deposito che faceva capo proprio a questa cellula ordinovista? Bene. Capitella difesa Bellini. Presidente, le voglio chiedere, possiamo fare domande sugli elenchi di terroristi di destra che avrebbe formato Vinci Guerra, che sono stati sequestrati a Vinci Guerra? Devo dire che io domande su questo non le ho fatte. Vabbè, non ne possiamo fare, non ne faccio. Mi faccia capire la domanda se può diventare di mio interesse. Allora, io avevamo chiesto col 507 di sentire Vinci Guerra proprio su questo tema. Allora, so ma che è estraneo. Non abbiamo proprio, non me la ricordo questa cosa. Comunque, mi dico. No, gliel'ho chiesto, lei poi l'ha chiamato col 507 su questo tema. Se era possibile fare, la domanda è: ci sono questi elenchi sequestrati dal giudice Casson, sì, che aveva formati Vinci Guerra? Possiamo chiedergli come li ha formati, in base a quali fonti informative? No, guarda Presidente, di cosa è questo? Non sono elenchi di terroristi fasciste, sono io a Volterra facevo quello che poi ho continuato a fare dopo. Facevo delle ricerche storiche, quindi praticamente avevo degli appunti che non erano riferiti, non erano fatti da me in base alle mie conoscenze personali o altro. Degli appunti in cui man mano cominciavo, diciamo, a raccogliere gli elementi per poi scrivere qualche libro. Su quegli elenchi di cui parla ora l'avvocato, Casson mi fece una sola osservazione, perché sotto, accanto, diciamo, all'attentato di Petriano, ho scritto sinistra. Avevo scritto? Sinistra, sinistra. Mi chiese, disse, beh, scusa, se io nel 1981... 82, 83 faccio delle ricerche storiche, faccio un elenco di attentati particolarmente grave, cito anche quello di Petiano, è chiaro che non ci metto destra, qui non mi assumo la responsabilità, è chiaro che non ci metto destra, però non c'erano altri nomi eclatanti, erano degli appunti presi da libri, non di mia conoscenza. Erano, quindi la sua fonte erano libri, no, oppure antigiudiziari? No, scusi, quelli li ha sequestrati Casson, sì. Non li ho dati all'autorità giudiziaria, dicendo che erano le mie fonti, li ha sequestrati Felice Casson. Infatti la quindi mia domanda era, questo elenco lo ha formato attingendo a dove? Allora, intanto però la premessa è che non sono elenchi che lui ha predisposto per Casson. È pacifico, sono appunte, guardi, sono appunte, va bene, che si riferiscono a quelle che potrebbero essere le mie ricerche storiche. Se oggi veniva fatto un sequestro in cella mia, va bene, c'è l'elenco, molto più dettagliato di quello ufficiale, ad esempio, di tutti i caduti. C'è l'elenco di tutti i confidenti di cui ho trovato praticamente notizia, di tutti i confidenti. C'è l'elenco di tutti gli ufficiali che sono funzionari di polizia che sono stati inquisiti. Avvocato, sa quanti sono? Sono il doppio del numero dei caduti dello Stato. L'inquisito dello Stato, militare, forze di polizia, sono il doppio dei caduti dello Stato. Cioè, ma lei poi domani non mi può dire che io quegli elenchi li spaccio come fonte mia, di mia conoscenza. È così era per gli elenchi che erano stati sequestrati. È così per gli elenchi che ha sequestrato Casson. Io mi ricordo, non mi ricordo nulla di tutto quello che ha scritto lei, mi ricordo però in particolare, perché Casson me lo contestò, del fatto che accanto attentato in Petiano ho scritto sinistra. Va bene, grazie. Prego. Va bene, allora abbiamo concluso direi per stamattina. Prego. È possibile, Presidente, riagganciare una cosa brevissima, un documento. Possiamo congedare? Sì, sì. Grazie, signor Vinci Guerra, la ringrazio molto di essere venuto. Cercheremo
di leggere a parte i suoi libri al momento opportuno. Questa è terribile mascherina. Eh? Grazie, arrivederci. Buongiorno, grazie. Una richiesta di produzione di un piccolo documento, ci colleghiamo a varie produzioni dei giorni scorsi, ad esempio alla produzione dei verbali di audizione di Nara Lazzarini, che era la segretaria di Licio Gelli, e fu sottolineato il passaggio del commento di Gelli rispetto alla vicenda Moro, il più è fatto. All'audizione della scorsa udienza del dottor Turone, allorché ha parlato di uno Stato ingessato, no? Gli abbiamo chiesto che cosa voleva dire e quindi ha introdotto il concetto della stabilizzazione dell'esistente, che era la finalità dell'attività terroristica. E il dottor Turone nella sua audizione ha parlato anche del cosiddetto comitato di crisi per la vicenda Moro, che ha riferito era infarcito di soggetti della P2. Allora, a seguito di questa audizione noi vorremmo produrre un documento. È il documento che descrive l'intervista data da Steve Pichenik al giornalista Miloli e che troviamo sul Sole 24 Ore. È la trascrizione sostanzialmente. Di quale giorno? Numero del giovedì 10 settembre 2015, è la trascrizione dei punti salienti dell'intervista. Chi è questo Steve Pichenik? Era uno dei componenti di uno dei comitati di crisi, perché i comitati di crisi erano sostanzialmente composti da varie articolazioni, proprio per fronteggiare la vicenda Moro. Furono nominati dal ministro degli interni dell'epoca, Cossiga, c'erano ovviamente anche soggetti della P2 all'epoca, c'era questo signore che era il consulente del Dipartimento degli Stati Uniti nel 1978 in materia di terrorismo e che ha fatto delle dichiarazioni interessantissime sul caso Moro, dicendo in sostanza che fino alla fine aveva avuto paura che liberassero Moro, temeva che la colletta che stava organizzando, la raccolta di fondi che stava organizzando il Vaticano potesse avere buon fine ai fini della liberazione dell'ostaggio e che tutto ciò contrastava con il piano di manipolazione strategica del suo intervento, che poi condizionò anche il presidente Cossiga. Qual era il fine di stabilizzare la situazione dell'Italia? E per conseguire questo fine di stabilizzazione, che noi abbiamo visto anche in quel famoso documento che abbiamo citato nella memoria, Stability Operations, era necessario che Moro morisse. Questa è una fonte qualificata, parla di questo concetto di stabilizzazione della situazione politica in Italia, che era proprio molto caro alla strategia di Pichenik, due volte in questo articolo, proprio per sottolineare il concetto che noi vediamo coincidere con quello che ci hanno raccontato altre fonti, fra cui il capo del controspionaggio in Italia dell'epoca e oggi Vinci Guerra, più altre fonti che sono state acquisite in questo processo. Noi riteniamo che sia rilevante per spiegare il clima politico, il clima strategico, diciamo, che ispirava l'attività del terrorismo da allora, anche perché ricordiamo che il colonnello Giraudo, a proposito di un documento strategico statunitense segreto che fu fatto ritrovare insieme al piano di rinascita nel borsone valigia della figlia di Licio Gelli, ha riferito in quest'aula che quel documento, oltre ad essere noto al capo di Ordine Nuovo in Veneto, a Giancarlo Maria Maggi, e al suo luogotenente Vigilio, era un documento che lui ha ritenuto in vigore fino al 1980, quantomeno. Lo era sicuramente nel 1978, non è citato, ma qui la sua finalità è espressamente valorizzata
dal consulente che lavorò a fianco di Cossiga. Noi... Quindi questo documento, solo questo? Noi abbiamo, sì, abbiamo la trascrizione dell'articolo Fonte del Sole 24 Ore, è una, pensiamo che sia una fonte molto qualificata. È un... Va bene. È la sintesi poi del libro che è stato prodotto dal dottor Turone. Sì, sì. Obiezioni? Che valore probatorio può avere? È un riscontro a quello che ha detto senso comune. Tra l'altro, per me è l'unica volta che condivido quello che dice il dottor Palma, perché io ci stavo dentro. No, è successo un'altra volta. No, io ci stavo dentro nel PC ed era senso comune che gli attacchi del terrorismo di sinistra fossero orientati a impedire il consolidamento del rapporto e quindi del compromesso storico. Che poi lo dica chi è stato dentro il comitato di crisi. Beh, è una cosa... Comunque, lo sapevano tutti. Va bene. Comunque, se non c'è un'opposizione formale, lo acquisiamo senza. Questa è la differenza. Presidente, volevo fare. Allora, sui libri che sono stati. Sì, su questo libro qua. No, su questo libro e sugli altri due libri che sono stati prodotti, se non vado errato, nell'ordinanza del 12 gennaio era stato detto che dovevano queste acquisizioni passare attraverso il contraddittorio dibattimentale. Ma no, se alcuni noi chiamando gli autori. Sì, ho capito, Presidente, ma se lei chiama gli autori e il libro non è acquisito, io le domande su che le faccio. Cioè, come si sviluppa il contraddittorio? No, ho capito, perché la prova è stato l'interrogatorio. Come? Abbiamo acquisito questi testi come documenti. I documenti. Ho capito, Presidente. Glielo ripeto, poi ovviamente decide la Corte. Allora, il contraddittorio dibattimentale si svolge su temi. Allora, se io non leggo il libro, come faccio a fare domande su quello che scrive? Siccome sono contenuti sicuramente giudizi politici, oltre che elaborazioni, diciamo, di lavorare sui documenti e quindi ricostruzioni. Allora, se un pezzo di quello che è stato prodotto dal test io lo ricevo dopo, come faccio? Come sviluppo il contraddittorio? Perché il mondo, i documenti si producono e si acquisiscono nel momento in cui vengono prodotti. Cioè si entrano nel processo nel momento dell'acquisizione. Poi che ci sia un'esigenza di leggerlo è un altro discorso, però... Non è che... Presidente, stiamo parlando di documenti particolari che sono i libri. A me, a mia memoria, 41 anni di esperienza, tanti libri in un processo non li ho visti mai entrare. Non è che li abbiamo sempre considerati documenti. I libri contengono valutazioni oltre che ricostruzioni. Io volevo semplicemente questo. Se sono entrati questi, li possiamo leggere ed eventualmente dopo averli letti le possiamo chiedere eventualmente di richiamare i testi, se no c'è qualcosa che non funziona, ma proprio in ossequio all'ordinanza che ha fatto la Corte. Allora, i documenti sono acquisiti, i libri sono acquisiti, lei li può leggere tranquillamente, abbiamo tempo ancora fino a mercoledì. Mercoledì mi dirà se ha bisogno di qualche chiarimento. Poi, se mi dà, allora, volevo fare una richiesta. Noi abbiamo fino adesso ascoltato giornalisti, abbiamo ascoltato archivisti che si sono, diciamo, qualificati storici, ex magistrati, su un tema specifico e su vari aspetti di tutto, diciamo, della ricostruzione del terrorismo in Italia e dei suoi antecedenti eventualmente collocabili in aree politiche o extraparlamentari. Mi sono meravigliato che all'interno di questa impostazione la Corte non ha pensato di ascoltare il presidente, l'ex presidente della Commissione Stracci, il senatore Giovanni Pellegrino. Io personalmente ho letto due libri di Pellegrino, Guerra Civile e Segreto di Stato. Allora, la Commissione Stracci ha operato per 4 legislature, credo che abbia avuto vita sui 13-14 anni. Prima è stata presieduta
dall'onorevole, quello repubblicano, Gualtieri, e poi è stata presieduta dall'onorevole Pellegrini. Io ritengo che nell'impostazione che ha dato la Corte a questa, diciamo, parte dell'istruttore dibattimentale, sentire l'onorevole Pellegrino possa arricchire i contributi storico-politici e anche giudiziari, perché la commissione stragi aveva poteri giudiziari. Abbiamo acquisito una parte, una parte della relazione. Credo che sia necessario sentire il presidente, l'ex presidente Giovanni Pellegrini, e in questo senso sollecitiamo la Corte ai sensi del 507. Grazie. Grazie a lei. Allora, tutto materiale della commissione stragi, le relazioni, sono documenti da valutare per ci opponiamo perché non riteniamo che sarebbe un processo infinito. Ma perché non prendiamo la relazione direttamente integrale e basta? Quella firma di Pellegrino, Presidente, noi insistiamo per un motivo, voglio dire, Pellegrino ha avuto la possibilità di esaminare non solo politici, magistrati, addirittura anche Maletti in Sudafrica, ci è andato direttamente, insomma, i capi dei servizi, e credo che sia... Ma infatti, siccome la relazione mi pare sia piuttosto corposa, non so quante pagine è, si parla di centinaia di pagine, togliendo gli allegati ovviamente. Credo sì, non è che possiamo sentire Pellegrino su... Ma guardi, poi Presidente, se mi permette, io capisco la richiesta della difesa, per carità, è legittima, però qui non è che noi abbiamo ricostruito documenti già esistenti, abbiamo ricucito una storia su un dato documentale preesistente al processo. Noi abbiamo trovato dei documenti nuovi, alcuni che riteniamo importanti, documenti che non sono stati presi in esame da questi testimoni che si vogliono introdurre adesso nel processo. Io non penso che il Presidente Pellegrino abbia mai visto il documento Artigli, il documento Bologna, che consentono anche di dare delle letture, una volta decifrate nel senso giusto, a un patrimonio conoscitivo precedente. Cioè noi siamo partiti da un dato conoscitivo accertato, ma poi siamo andati ben oltre, almeno riteniamo di essere andati ben oltre, per cui tutti questi testimoni, del resto l'abbiamo sentito anche l'altro giorno, non molta documentazione che è stata acquisita in questo procedimento non era conosciuta nella disponibilità di chi ha scritto libri, di chi ha presieduto commissioni, per cui rischiamo di innescare un meccanismo di istruttoria dibattimentale all'infinito che non finisce mai. Questo è il punto. Parte civile, aspetti avvocato, ognuno assume. La parte civile si oppone poiché ritiene che nel patrimonio conoscitivo della Corte sia già confluito nel corso dell'istruttoria il dichiarato di consulenti tecnici con qualifiche di archivisti di primo livello su questi temi. Poi rileva anche che la Procura Generale ha depositato delle relazioni, vado a memoria, la relazione del professor De Luzzis, che purtroppo è mancato, ma che è stato uno dei principali consulenti proprio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo in Italia, che è già in possesso di questa Corte d'Assise. Gli approfondimenti che abbiamo svolto ex 507 sono certamente serviti per dare un ordine, diciamo, complessivo a un fenomeno guardandolo un po' più dall'alto. Pertanto questa ulteriore produzione questa ulteriore richiesta va oltre questo limite già chiarito e trova conforto questa opposizione nel fatto che la relazione Pellegrino è già stata prodotta dalla Procura Generale, quindi tutto il pensiero di analisi del Presidente Pellegrino è già stato prodotto alla Corte e su quello la difesa non ha mai formulato opposizioni. Pertanto la parola del senatore Pellegrino è già in possesso della Corte d'Assise,
riemergerlo ora a fine istruttoria con un 507 contravviene anche la non opposizione che la difesa non ha mai fatto alla relazione Pellegrino quando fu prodotta. Che opposizione dovevo... Ma che opposizione avremmo dovuto... No, che opposizione avremmo dovuto fare? Stiamo chiedendo di sentire... Chiedere di sentire il senatore all'epoca Pellegrino. No, l'avvocato Speranzoni sta dettando alla Corte che già è soddisfacente l'istruttoria svolta ex articolo 507, che è nella nostra legittima richiesta a proporre alla Corte una, come l'ha formulata l'avvocato. E la parte civile dice, siccome è già più che sufficiente tutto quello che c'è, possiamo anche chiedere l'istruttoria, quindi anche le richieste 507 devono essere rigettate, motivando che c'è, come dire, documentazione a sufficienza, perché sono state prodotte sia dalla parte civile che dalla procura generale. Io penso che l'ultima parola, giustamente, spetti alla Corte, tenuto conto proprio della rilevanza del patrimonio di conoscenze che va al di là delle relazioni, così come tutte le relazioni fatte dalle commissioni, sono, come dire, viene trasfuso un pensiero in un documento che ha una sorta di ufficialità, ma il patrimonio di conoscenze è sempre superiore a tutto quello che viene riportato sicuramente. E quindi noi riteniamo che possa lo stesso dare un contributo proprio alla luce di quell'ordinanza della Corte, ancora più vasto di quello che è stato dato sino ad oggi. Bene, ci ritiriamo. Grazie. La Corte, sulla istanza della difesa di disporre la testimonianza del senatore Giovanni Pellegrino, osserva. Con l'ordinanza del 12 gennaio 2021, questa Corte ha introdotto nel processo l'esigenza di impiego e di utilizzazione dell'indagine storica. Come ogni indagine tecnica scientifica, l'indagine storica risponde a precisi criteri e principi di svolgimento e, pur avendo finalità diverse dall'accertamento giudiziario, è mossa comunque dalla ricerca della verità e della responsabilità nei confronti della comunità, degli scienziati, degli storici, oltre che della comunità più ampia, tesa alla ricerca della verità. Allo stesso modo, l'indagine giudiziaria, con i suoi strumenti, con i suoi scopi, con le sue garanzie, deve condurre all'accertamento della verità. Nel caso delle indagini condotte da una commissione parlamentare d'inchiesta è evidente che le finalità sono diverse. Le indagini della commissione parlamentare stragi, pur condotte con l'utilizzazione degli strumenti e dei metodi dell'autorità giudiziaria, hanno finalità per definizione comunque politica. In questo senso non può essere il risultato dell'indagine della commissione parlamentare equiparata né a una indagine giudiziaria, né a un'indagine storica, né a un'indagine scientifica. In questo senso, pertanto, pur rilevandosi l'importanza e l'interesse che può offrire la relazione conclusiva delle attività della commissione parlamentare stragi, che la Corte è senz'altro disposta ad acquisire come elemento di valutazione di ciò che quella commissione è riuscita ad acquisire, pur con la riserva inevitabile derivante dagli scopi, dalla struttura e dalla funzione dell'indagine della commissione, è evidente come non abbia alcun rilievo l'assunzione della testimonianza del presidente di quella commissione che, in assenza di alcuna indicazione di circostanze ulteriori aggiuntive e rilevanti rispetto a questo processo, non potrebbe che riportarsi al contenuto della relazione. Ragion per cui la Corte, sul consenso delle parti, autorizza la difesa a produrre l'intera relazione della commissione stragi, relazione conclusiva,
ma rigetta la richiesta di assunzione testimoniale del suo presidente. Bene, allora ci vediamo mercoledì. Mercoledì noi dobbiamo sciogliere la riserva sulla perizia. Facciamo il punto della situazione e vediamo cosa c'è. Prego. Potete produrre, dobbiamo chiudere l'istruttore, fondamentalmente. Su questo volume, se c'è il consenso, lo prendiamo, se no lo lasciamo stare. Ne abbiamo a sufficienza. Va bene. Mercoledì alle 9:30.